Eccoci qua, eccoci Pa, pa, qua. pa, pa. Non ho il logo acceso, aspetta che me lo Oh. accendo. Ah, pronti con la Rex? 3, Sì. 2, 1, via. Buongiorno. Buongiorno a Buongiorno questo mondo. A a questo giorno? tutti. Ho Buongiorno, sbagliato rima. buongiorno. Come andiamo? Oggi con l'ultima puntata del podcast. Sì, Prima del ora. viaggio. Ma quante magliette di One Piece c'ha quello lì? Scusa. Due, me ne hanno date due ed erano orrende entrambe, quindi le uso come pigiama. C'è questa I'm gonna be I'm the gonna king be the of king. pirates, cioè, tra l'altro tutto brillantinoso, non si vede, ma le scritte sono brillantinose che perdono glitter. Ottimo, immagino Tutta una l'editor. roba schifezza immonda. Buongiorno. Sì, ultima puntata. Però, cioè, ne saltiamo una. Non è Sì, che. una e Oppure basta? muoio. È una, ne salto, sì. E io parto il 7 e torno il 15. Eh Sei via pochissimo, stai. sì, scusami. Sei via di più. Non posso, devo lavorare. Già andare via questi Vabbè. 15, 10 giorni è grave per me, è tardissimo. È tardissimo, sì. Stai scemo? amici, quante cose sono successe però questa settimana, eh? Sì. Tipo? Questa. Per fortuna che vai via per. Almeno una le saltiamo perché No, in realtà c'è adesso. roba da parlare, oggi ce n'è. Però io vado via. Un pochino sì. Ho avuto il culo che vado via nell'unica settimana in cui non c'è niente. Vero. Perché poi comunque escono le robe a No, no, marzo. dopo, da quando Cosa ritorno esce? proprio E poi esce. guardiamo. Però esce qualcosina. Esce marzo, anche aprile. Un pochino di roba esce. Non. Roba gigante. No, qualcosina Mi anche pareva di abbastanza roba grossa. figa. Aspetta un attimo, che adesso Esce non. Dead Island 2, esce. Esce Dead Island 2? Esatto. Di già? Sì. Questa settimana, tra Incredibile. l'altro, Poi doveva Dead uscire Island System 2. Shock, ma non si sa niente. No, il Per gameplay è già PlayStation 2. uscito. Gameplay è Ah, gameplay. uscito 3 giorni fa. Deve uscire Resident Evil Non era Remake. maggio Dead Island 2, forse ho detto una cazzata, ragazzi, però. Infatti mi sembrava un po' presto marzo. E Resident Evil Ricordavo esce il marzo. 24. Resident Evil 4, sì. Minchia, ok. E quello non vedo l'ora, più che altro perché a me non è che abbia fatto impazzire. Cioè, io lo so che Resident Evil 4 per PlayStation 2 era un mi mezzo miracolo e ha cambiato il gameplay di Resident Evil. Ma era borderline ingiocabile su PlayStation 2. Era ingiocabile. Era uno sparatutto in terza dove dovevi stare fermo per sparare come Resident Evil 5. Era Mirare e un sparare, incubo. sì. Era un incubo. Cioè, io spero veramente che lo abbiano rifatto come si deve, perché mamma mia, Beh, io minchia, Resident sì, Evil. ma anche solo se l'hanno Bestia. rifatto come il 2 e il 3. Era uscito un gameplay, tra l'altro, che però non ho Sì, visto. sì. Di tutto è uscito Sì, ma su. sarà uguale al 2 e al 3, quindi va benissimo così. Hanno È aggiunto roba, però, possibile. purtroppo. Hanno sminchiato la storia, come al solito, aggiunto personaggi, fatto cose, potevano star fermi con Ovviamente. le mani, perché. Io Resident Evil me lo sto recuperando, cioè me lo sto praticamente vivendo con questi remake. Sei Wow. contento del 3? A me è tantissimo. Non Beh, vedo il l'ora. 3 Peccato è il uno 3. sparatutto. Sì, ma era una Infatti. merda Ah, che se totale, lo prendi cavolo. come roba a parte, poi l'ho fatto in live, era trescione. Esatto. Gli Insomma. sparatutto trescioni mancano un pochino. È Sono vero, però triste. scusami, avevi un gioco che, per carità, Non Resident Evil l'avevo. 3. No, No, io no, gatto non non ce l'ho tu. mai avuto il L ho 3. capito, però Resident Evil loro avevano, Capcom aveva Resident Evil 3 che era una succursale del 2, perché era un DLC praticamente uscito standalone. E hanno voluto aggiungerci cose. Ma cosa aggiungi? Andava bene com'era. I mostri che si modificano, cose, il Nemesis, vabbè. Bellissimi, ragazzi, un Che mostro poi gigante. Resident Evil la gente lo prende veramente troppo sul serio. È Resident vera Evil, però cioè, questa Resident Evil è cosa. veramente una delle saghe più ridicole che io abbia mai visto a livello di trama, di Sì, e ci cinematiche, sta, però tutto non è tutto peggiorare. ridicolo. Non. Ma già dal primo, non è che dici Sì. piano piano è andato. No, no, il primo Resident Evil era atroce, il doppiaggio era atroce, la trama era la solita cazzata, Poi il aveva quel gameplay qua, dai, era non aveva puoi quel dire. qualcosina. Allora, Beh, il gameplay era proprio, mamma mia, era la cosa. gestito 3. Secondo me Mamma, di era trama tutto di una merda. Resident Evil 1 non era così male. È una cosa che a me non è piaciuta perché mi preferisco quando gli zombie sono zombie veri e non. Vabbè,
roba tecnologica. Esatto. Però era un bel twist all'epoca. No, gatto, non è stato fatto nel 46. No, capito? Ho capito, cioè, però quando è stato fatto. E c'erano già... C'erano già 550 milioni di film, erano tutti con la stessa identica trama. Però a livello di videogioco comunque non lo puoi mettere sullo stesso piano. Io sono d'accordo che ci sono delle cose che comunque ti, come si dice, ti appassionano della trama, perché sono carine, però sì, effettivamente, cioè, è molto trashone. Ma anche come raccontata e come la trama è quella roba lì. È proprio tanto il trash, sì. Resident Evil, ma è sempre tipo anche però il trash quello buono, Resident Evil, tantissimo buono. Rispetto all'altra saga, diciamo, che non è quello fatto apposta per essere un trash. No, non è apposta. Dici che sono inconsapevoli? Esatto. No, inconsapevoli neanche, però non è. C'è un po' di inconsapevolezza per essere trash. Perché i giapponesi delle volte sono trash senza rendersene troppo conto. Vedi Resident Evil 6, per esempio. Resident Evil 6 rimane il gioco più bello del mondo, e lì possiamo discuterne all'infinito, però tipo se tu lo paragoni anche soltanto a Silent Hill, sempre su PlayStation 1, sì. Silent Hill aveva un grado di maturità molto diverso da quello, sì, di Resident Evil, e non so però, perché però tutti e due vengono associati insieme, dicono, esatto, i miei giochi preferiti sono Resident Evil e Silent Hill, no, non però è, Silent Hill, Silent Hill per me è peggio. Proprio perché non ha quell'aura trash di Resident Evil. Certo. Perché è horror vero. Sì. È bellissimo, per carità. Ma sono però due cose diverse. Non ha quella leggerezza che ha Resident Evil. Infatti, ho capito cosa intendi, sì. Sì. No, sì. Sono d'accordo. Però lo amo. Io amo Resident Evil proprio per quello. No, ma certo, ma quello che stavo dicendo io è che è già di suo non aggiungere roba o modificarla, che andava bene com'era. Perché adesso nel trailer del 4 si è visto un po' troppo la figlia del presidente, per i miei gusti. Che già era una rottura di cazzo all'epoca. Esatto. È quello sto dicendo che... Io di Resident Evil 4 è l'unica cosa che conosco, quella, penso. Allora, la storia era... So solo di lei che rompeva i coglioni da morire, quindi... Sì, la storia era Leon che viene mandato dal presidente degli Stati Uniti a recuperare sua figlia che era in questo paese, e non so perché era lì. So anche che ci sono i preti nel 4. Sì, cioè, sì. Oddio, sono vestiti... C'è la setta, tipo. Sì, sono vestiti da frati, tipo, però erano... E poi la parte più famosa di Resident Evil 4 è l'inizio nel villaggio col tizio col sacchetto e la motosega, insomma. Beh, è diventato super iconico quel personaggio lì. Esatto, quello lì, la prima parte nel villaggio è quella che tutti si ricordano di più. Poi vedi che bello però di Resident Evil, c'è sempre la cosa iconica che rimane cult nella storia. Beh, lì l'hanno un po' forzata perché c'era anche il controller motosega. Che forse però caratteristicamente, cioè il Nemesis, Mister X, cioè sono rimasti comunque sempre. Ma la cosa bella è che il tipo motosega è un nemico base. Sì, è un nemico base, però la gente tre volte forse. Cioè, sono tre tipi diversi. Comunque rimangono, cioè sono sempre caratterizzate. Cioè, Mister X era veramente figo anche come modello. Sì, beh, un signore col giaccone. Però è figo, Sì, va bene. Qui sul quattro c'è Welcome, che apre il vendor. Chissà come lo fanno. Sono cose che a me piacciono. Cioè, quando c'è qualcosa che rimane poi nella storia... È letteralmente un meme. Meme nel senso buono del termine. Che rimane. Sì, praticamente mi piacciono queste cose. Chissà la parte della barca come l'hanno fatto. Dura niente, quella del pescione, dici? Sì, che ti trascinava, tu lo arpionavi, sì, lo arpionavi. Ti trascinava, c'erano tutti i quick time eventi. Era God of War, tantissimo God of War. Quello era molto bello. Comunque. Sì. Poi magari dopo, verso la fine, facciamo sempre il controllino di cosa deve uscire, ma cosa è uscito invece questa settimana? Cosa avete giocato? Questa settimana credo che abbiamo giocato tutti e tre Wulong. Sì. Sì. Io purtroppo ho fatto solo le 2 ore e mezza di live, che dovevano essere un'ora. Uguale. Ho succato come un maledetto, quindi dopo non ho avuto tempo di riprenderlo in mano. Poi se volete vi posso fare uno spoiler di un video che deve ancora uscire. Se uscirà, perché sono ancora fermo. E poi Atomic Heart.
Volete partire da Atomic Heart? L'hai finito, Moro? Non l'ho più toccato. Perché? Non lo so, perché aspettavo Wolong. Sì. E in realtà, cioè, è una cazzata questa, perché avrei potuto appunto giocare a Atomic Heart nell'aspettare. Sì, esatto. Però, boh, non ci ho proprio avuto voglia di... Cioè, non c'avevo proprio voglia di giocare un gioco dove la gente parla. E poi non è che parla così tanto su Atomic Heart. Cioè, parla tanto, però nel senso... Parlano, sì. Non è che... No, non è pesante. Però non c'avevo proprio voglia di seguire niente sta settimana. Infatti sono stato tutta la settimana a cercare giochi... È uno di quei periodi dove cerco giochi tipo roguelike, robe del genere... Che voglio guardarmi roba in secondo schermo. Bravo, anch'io. E giocare nel primo schermo a qualcosa dove non devo seguire niente. Infatti, vai di gestionali. Quelli sono ottimi. Ma sono veramente un rompicoglioni, gatto. Lo so. Quindi io, non, sì, sì, no, lo, cioè, so, io, lo so. Quindi cioè, piuttosto che giocare un gestionale, mi metto a cercare un gestionale da giocare e non finisco più. Quello è la mia condizione. È la mia condizione, sì, di questa settimana. Questa. Ma come hai fatto a non sapere cosa giocare, che era pieno di roba? Capisci? Pieno di roba. Vuol dire che sono malato. Ma perché ormai siamo rotti, eh? Sì. Non lo so. Però, no, ma... dopo vi dico quanta roba ho installato, cosa ho installato, disinstallato. Ah, ecco. Io mi sono sforzato di finire almeno 2 o 3 giochi nuovi e ce l'ho fatta, però che fatica. Ho finito Forspoken, che l'avevo lasciato in sospeso, ed è orribile dall'inizio alla fine. Tutto. Però, è stato terrificante. Beh, intanto lo studio è stata acquistata. È stata chiusa. Allora, poi non è vero che è stata chiusa, è stata assorbita, sì, da non mi tengo la pipì, però... scusatemi, arrivo. Prego, vai. Prego. È stata acquisita, assorbita da Square Enix, però sì, sì, diciamo che... Poverini, non ha fatto... Più che altro ho fatto questo Luminous Engine incredibile, vedrete, Luminous Engine fighissimo, e poi dopo, alla fine, c'è uscito Forspoken. Che peccato, perché, cioè, io continuo a non capire perché gli sviluppatori si spingano a fare delle robe più grandi di loro, quando basterebbe un gioco molto più semplice per attaccare il pubblico. Vabbè. A proposito di questa cosa qui, poi parliamo del gioco che ho giocato ieri notte, forse l'ha giocato anche Gatto, l'ha provato. Eccomi qua, scusate, non me la tenevo più. No. Ecco. Death in the Water 2 l'hai giocato, Gatto? Sì, Death in the Water. Una grandissima occasione sprecata, Ecco. Allora, Death in the Water 2, ho capito qual è. Diceva, sì. parlava appunto Karim di non capisco perché fanno robe più grosse di loro gli sviluppatori. Ma Death in the Water 2 non era più grosso di loro. Allora, esatto. È un gioco eccezionale come ambientazione e gameplay. Ma troppo. Sì, sì, ma è bellissimo. Tu spieghiamo che cos'è. Sì. Sei un sommozzatore che va a raccattare tesori sott'acqua. E sott'acqua ci sono gli squali, altre creature più o meno simpatiche, e poi dopo arriva anche il Kraken, sì, che controlla gli squali. Quindi praticamente tu hai una decina di minuti a raccattare oro e oggetti. Dopodiché parte l'orda, sì, che il Kraken controlla tutte le creature vengono ad ammazzarti, e dopo che hai ammazzato tutte finisce, e vai al livello finisce dopo. Il livello dopo è la stessa cosa, e man mano che vai avanti magari c'è sempre uno squalo nuovo o, sì, robe così. E poi dopo con l'oro che hai comprato ti potenzi anche le cose, ma esatto, non è che serve chissà che roba. Beh, cazzo, diventi più forte. Cioè, dopo 5 livelli, cioè, sei già a posto, vero? Dipende. Dipende da cosa ti corre in faccia, però sì. Ti compri il pompa e sei a posto. Ma è un roguelike? È un roguelike? È un roguelike. Come no? No, non è un roguelike. No, ragazzi. No, non è un roguelike. Te vai avanti a livelli... Però non sai cosa ti arriva. O dici che è proprio fisso. Roguelike è che se muori rinizi da capo. È un roguelite. Non sono mai morto, effettivamente, no, quindi non te lo so dire. Se ci sono i livelli e non sai cosa c'è, non è randomico, semplicemente. Effettivamente non sono mai morto. Semplicemente sono livelli, cioè sono missioni che vai avanti, ti potenzi, andando avanti, robe del genere. Lo stile mi sembrava roguelike, però sono morto e non sapevo se dovevo ricominciare dall'inizio. Però,
Però l'ambientazione, appunto, è fighi. Per carità, è sott'acqua, è piccolina. Però quel che c'è è bellissimo. È bellissimo. Gli animali, gli squali, robe così. E le animazioni sono fighissime. Il Kraken, una certa, quando visto? Arriva il Kraken, si muove veramente in maniera eccezionale. Sembra vero. Sì, ma sì. Porca miseria. Ma anche con l'ambiente si muove, sì. Si fa paura tantissimo. Si muove l'ambiente, paura. Muove le alghe ed è bellissimo. Ma bellissimo. Ed è un fatto da così, due persone. Con le gioco. Orde. Minchia. Cioè, che in realtà ha una storia, sì. Che fa anche un po' ridere. Però potevano, secondo me, potevano creare veramente la storia, una storia vera e propria. Esatto, poteva essere anche carina. Perché vai negli abissi, no, te devi fare semplicemente cacciare delle creature, roba così. E man mano, no, trovi anche ste cazzo di rovine, sì. Tipo Cthulhiane, robe del genere, con dei simboli così. Però il gioco è a orde, livello per livello, devi fare, c'è il punteggio, devi fare il record. Ma che cazzo. Ed è un gran peccato perché è tutto bellissimo. Anche a livello di gameplay mi sono divertito. Cioè, non gli puoi dire niente. Cazzo, però è un gioco a orde. Perché non hanno idea di cosa fare i programmatori? È quello il punto. E lì secondo me non hanno avuto abbastanza seguito. Coraggio. È un seguito, tra è un seguito. Sì, tra l'altro, è un seguito. Ma... Comunque, non lo so. Esatto, è una domanda che ti fai sempre quando vedi sti giochi. Con Forspoken ti fai altre domande, però sempre lì dici, sì. Ma che cazzo avevano in mente? Poi su Forspoken puoi fare tutta una disamina e capire un po' il perché, cioè comunque un gioco ultra commercialissimo. Sì, però lì era un gioco super giapponese che è stato occidentalizzato in tutti i modi per venderlo dappertutto. Ma per me lo volevano fare un Final Fantasy like. Il problema mio non era quello con Forspoken, che è proprio un gioco di merda. Eh no, ma perché l'hanno dovuto, l'hanno ma non è solo per quello. Farlo andare, cioè, come allora voleva. C'è la parte zoomerina di lei che è ultra giovane. Sì, Isekai, la parte Isekai. No, ma non è il fatto che cioè sì, Isekai perché va nel mondo fantasy. Nel mondo fantasy, però lei è super Gen Z, ma di quello prepotente. Gen Z, ma non l'avevo mai sentito comunque. Generazione Z. No, l'ho capito, semplicemente l'avevo Però è troppo, capito? Cioè, sei in un fantasy, cioè vai a rovinare completamente il mood che sei nel fantasy. Nessuno reagirebbe mai così a una cosa del genere, quindi... Sei lì che vuoi accoltellarti istantaneamente. È una tosta lei. Più o meno, è solo sì, moderna. è tosta perché ti dicono che è tosta, non perché effettivamente lo è per qualche motivo. Cioè, è tosta perché ha vissuto per strada, ruba e ha fatto queste cose qui. Cioè, è una di strada, letteralmente. Cioè, è tosta per quello, capisci? Quindi non lo so. Per me il problema era tutto il resto. E poi sì, il gameplay non è che era... La mappa, le missioni, era tutto... La trama anche era raccontata proprio... Era proprio talmente semplice, mamma mia. Però l'hai finito, perché... bravo. Sì, perché se lo rushi lo finisci in 2 ore, praticamente. Superi il prologo e se corri verso le missioni principali lo finisci immediatamente. Perfetto. È uno di quei giochi dove il contorno è più difficile delle missioni principali, perché altrimenti non potresti farle correndo. Quindi tu, tipo, io le prime 2 mappe le ho fatte al 100% inutilmente, e mi ero potenziato tantissimo, infatti andavo a fare le missioni che sfondavo tutto, avevo sbloccato tutte le passive per le magie e tutto quanto, quindi è stato proprio inutile Forspoken. Ero l'unico di cui aveva hype e anche io sono stato deluso. Quindi apposta. Credo nessuno sia piaciuto così tanto, Forspoken. Come è giusto che sia. Adesso fortunatamente sono stati gambizzati. Mamma mia, poverini. Poi mi dispiace perché comunque ci hanno provato almeno a fare una roba gigante. Sono anni ma che non ci serviva. Provano comunque a fare roba Square Enix. Non so. Sì, Square Enix sta...
sta diventando come quegli publisher indie che tentano di pubblicare solo roba di da, cioè roba figa, e non gli è uscito bene uno di giochi prodotti, sì, cioè come si dice, prodotti da Square Enix, neanche uno, sono tutti orribili. E sono triste. Questi giorni sono usciti i gameplay e trailerini di Final Fantasy XVI. Sembra fico. Io ho una paura, però, perché la parte dei mostroni che si è vista mi sembra veramente una pubblicità di un gioco fake di, sì, di verissimo. Instagram. Sì, sì, sembra... Tanto. Sembra, allora, si picchiano. Esatto, sembra un po' Power Ranger quando si trasformavano, un po' Naruto quando evocavano, sai... Sì, è letteralmente la volpe di Naruto. Esatto. Bravissimo, bravissimo. Però, e viene, diventa, cioè, Rampage fatto che ci poi sia... il gioco. Bravissimo, ma il fatto che ci sia questa cosa per me mi impazzisco, perché l'hanno fatto super serioso, ma con la cultura dei kaiju giapponesi. Ci sarà tre volte quella cosa, Karim. E ti ricordi com'era quella missione di Final Fantasy XV? Te la ricordi, esatto, quella col drago che volavi da tutte le parti? Ma non è il drago, sono le evocazioni di Final Fantasy XV che le potevi usare in 5 parti del gioco e basta, tipo. Secondo me sarà così. Dici? Sì, sì, no, infatti io ci spero, perché non mi sembrava così tanto bello, eccellente quella parte lì. Quindi io però il momento sembrava figo, nel sai? Resto. I combattimenti sembrano finalmente veri, quelli, action quelli veri, normali, quelli sì, ma lì si prendevano a pugni, non era molto... Io ho avuto una mezza discussione sul fatto che la gente diceva ma guarda che è un action puro, è Devil May Cry. No, non proprio Devil May Cry, non quel tipo di action, non quell'action lì, no, proprio come gioco, mica come allora, combattimento e basta. Sembra ancora più action del 15. Indubbiamente, no, del 15, sì. Che per me è va action bene. Action vero, ma non Devil May Cry action. No, no, la gente lo diceva anche, lo dicevano anche in chat quando ne avevo parlato. Però, perché ho sentito anche fuori poi, da quando ne avevamo parlato da noi in live, dire proprio che è action. Però anche quello che ho visto... Adesso va bene tutto, però è comunque un action RPG. Sì, no, beh, allora, quello sicuramente... la gente diceva che non è più RPG, che è solo action puro. No, perché lo sviluppatore ha detto che non è un JRPG. Che questa è una cazzata comunque, però... Beh, il cazzo, secondo me... Dipende cosa intendono per JRPG. Non è più un perché JRPG. Intendono che non è più a turni, ma a parte che Final Fantasy non è più a turni da... Appunto. Da tre... No, infatti ha detto, non chiamatelo JRPG, secondo me non è sbagliato come affermazione. Ma a parte che i JRPG non a turni esistono da sempre, comunque. Io non capisco questa fissazione dei... Perché quelli più classici erano... sì, se dici JRPG non vai a pensare a Final Fantasy XV. Anche se è giapponese e RPG, però è fortemente action. Beh, no, io comunque penso comunque al JRPG. È action quanto Final Fantasy VII Remake. Esatto, più o meno è simile a quel tipo di action, che è action. Sì, però è ma action. Non è... Se tu dici JRPG, non ti viene in mente Final Fantasy VII Remake, ti viene in mente Final Fantasy VII. No, ma infatti quella cosa del JRPG non credo c'entri nulla. Insomma. Boh. Se dicono in chat, se dici JRPG, non dici Dark Souls. Infatti. No, ma io credo che JRPG fossero i vecchi Final Fantasy, i vecchi. Esatto, Dragon, esatto. Quello è JRPG. Esatto. Che non ci sono più. Cioè, no, forse Final Fantasy VII va bene. No, c'erano anche giochi. Adesso non mi viene in mente. C'erano dei giochi comunque action anche una volta. Sì, certo. Però il genere JRPG è quello. Cioè, quello che comunemente tutti associano ai vecchi Final Fantasy. Sì, no, quello lì indubbiamente. Dragon però Quest. Non è un action puro, è quello che volevo dire. Cioè, perché dopo mi sono anche andato a guardare roba, perché ho detto, ma scusa. Sarò stupido io, ma l'hanno fatto veramente Devil May Cry su Final Fantasy? Vediamo poi dopo quanto sarà, perché bisognerebbe aprire il menu e vedere quanto poi... No, ma si è visto che c'è, sì, cioè comunque ci sono magie, robe che poi... Nell'ultimo gameplay che è uscito... No, il gameplay, praticamente hanno fatto fare delle prove hands-on a vari creators, ed era un tipo un dungeon...
e una battaglia tra kaiju fatta apposta per l'endzone. Non, credo che non fosse no, un po' come è stato per Hogwarts Legacy. Loro hanno detto così. E lì si vedeva tutto, magia, abilità, gameplay normale, gameplay con i kaiju. A me sembrava tutto fighissimo, però anche Forspoken mi sembrava tutto fighissimo. Dai video. A me la red flag se, vabbè, a te Gatto non piace Final Fantasy più, è vero, infatti non ho finito neanche il 15, pensa. A me la red flag è sempre le lucette delle scintille, le lucette sì, colorate quando fanno quelle robe lì. Quando lo dico io, però, sono io che sono i rompicoglioni, che mi fa cagare con tutte quelle particolari. Sempre lo dico. I cristalli che mi fanno cagare, tutti quelli. No, i cristalli non vuol dire un cazzo, Gatto. Vabbè, tutti quegli effetti particellari della minchia. I particellari l'ho sempre detto anche io. Quando ci sono quei particellari lì, è sempre la red flag, l'alert, le sirene che suonano, certo, è un gioco di merda. Fa schifo fa quella roba lì. Ma Final Fantasy li ha sempre avuti, appunto, solo appunto, che quando era turni era più semplice da... No, il discorso è che era un altro tipo di grafica una volta, molto più vecchia, era più semplice, non dava fastidio come adesso. Ma anche tutte le armi che comparivano in Final Fantasy 15 mi hanno fatto... Vabbè, ma il combattimento di Final Fantasy 15 era proprio una merda. Cioè, hanno fatto un ibrido strano, perché hanno voluto fare una roba un po' più fluida per non passare da action a turni. E Monster Hunter World hanno fatto. Solo che lì funzionava meglio. No, ma Monster Hunter World è un combattimento... È il combattimento di Monster Hunter. L'hanno reso un po' più fruibile dai non Monster Hunter, no, però. Assolutamente World. È uguale. Monster Hunter World è più fruibile tutto, non il combattimento. Hanno reso il gioco in generale più fruibile anche alle nuove persone. È la stessa cosa che hanno fatto con Final Fantasy XV. Io non l'avrei mai giocato se non fosse stato così, ad esempio. Ma che poi a me è piaciuto un botto Final Fantasy XV, se togli la trama, perché la trama io parlo a livello di gameplay. Io da non amante ormai gioco solamente di JRPG Pokémon e basta. Okay. E anche lì non è che sia proprio ormai soddisfatto. Adesso anche lì sta tutto un casino. Se non fosse stato con questo cambio di gameplay, rendendolo più action, io non mi ci sarei mai approcciato. Ah, ok, sì. Quindi sì, hanno reso la cosa esattamente come Monster Hunter World, più per i neofiti. Hanno detto, guarda che... Hanno strizzato l'occhio e detto, vieni a giocare, che sicuramente... poi puoi giocarci, non è più come prima. Sì, sicuramente il sistema turni frena molta più gente, però... Mm. Però c'era la modalità, mi pare, anche potevi rimetterlo, lasciarlo a turni. Pare. No, sì, no, puoi mettere in pausa quindi... puoi mettere in pausa e scegliere le abilità. Puoi mettere da usare in pausa le magie. Infatti... No, mi pareva ci fosse una modalità. No, non mi pare. Aspetta, turni non mi ricordo. A turni non mi pare. Ma io l'unica cosa che mi ricordo proprio, che mi è rimasta incisa, proprio impressa col fuoco, di Final Fantasy XV, era la mole di cure, di pozioni che dovevi usare durante la battaglia. Ogni secondi. Era solo quello. Il gioco. Infatti, però comunque sono stato contento perché l'hanno migliorato, cioè hanno migliorato quel combat system lì nel 7 remake. Ah, nel 7 remake c'era la modalità. Non me la ricordo neanche nel 7 remake. Sì. Comunque Final Fantasy XV ho trovato qua, c'era modalità chiamata Vault Mode, che non so se è quello che dicevate voi, che permetterà di bloccare il tempo e selezionare le azioni con tutta calma. Sì. Era quello. Metti in pausa e scegli le abilità, insomma, come pure Dragon peggio. Age. Però quella del il combattimento del 7 mi è piaciuto molto comunque. Cosa cambiava dal 15? Non l'ho giocato. Era pulito, più action vero e proprio. Che è simile a quello del 16, sembrerebbe. Forse magari fanno uno step in più ancora nel 16, forse. Quindi probabilmente ti piacerebbe, è molto figo Final Fantasy 7 Remake. Non se lo voglio giocare su console. Anche lì c'è un casino. È molto bello visivamente. No, c'è su PC, Sì, anche su PC. Sì, c'è su PC. Sì, la Reintegrate, mi sembra, quella versione strana che hanno i nomi tutti strani. Ma è uscito dopo. Sì, un po' dopo, ma è già da un po', sì. E, tra l'altro su PC è uscito anche il set Crisis Core, è uscito anche. Crisis Core, sì, è che lo sto vedendo qui. Puttana, 80 euro, non so se ho voglia di spenderli, però, devo essere sincero. Crisis Core è uno stand-alone sempre che fa Crisis Core viene qua a 50. Che volevo prendere Che comunque, giorni. Dai. Che comunque, esatto. Cazzo, sono tanti. È uscito il 17 giugno 2022. Purtroppo non sono così tanto fan da dire, dai, mi butto. No, 80 euro. C'è su deck?
Sarebbe anche verificato. No, ho già un po' di robetta adesso per il viaggio, quindi aspetto. Però comunque sì, io sono un pochino contento che sono quella parte che è un po' contenta che sia arrivato ad essere action. Perché anch'io, tanto per come gestivano i turni poi negli ultimi, mi va bene. Io non sono un hater dei turni come Karim. No, per, è vero. Perché per me, tutta la vita, per me Final Fantasy X è, rimane comunque uno dei migliori giochi con il sistema turni. Cioè, il sistema turni del 10 rimane una delle cose più belle. Quello sono d'accordo. Sono d'accordo. Soprattutto passare dal 7 della PlayStation 1 e l'8 che avevano quei turni strani con le barre di caricamento. No, ma anche rispetto a un gioco a turni normale come può essere Pokémon o Dragon Quest. Perché io, una mia fissa, però su Final Fantasy X c'era la timeline di fianco. Sì. Che ti faceva vedere i turni e te se facevi un haste, che è la mossa che ti velocizza il personaggio. Stavo per dire la stessa cosa, è l'unico gioco dove si vede. Vedi come si sposta le cose, vedi come anche si sposta i turni. Che sì, gatto, va bene. no, però sai però il tuo gioco preferito? Sai, no, era per dire in For the King, esatto, in For the King c'era la barra dei turni sopra. Dove... Ma sai che ci ho provato? Cambiano i turni. Sai che ci ho provato a giocare a For the King e mi ha fatto un po' cagare. Cagare, mi sono annoiato parecchio. Sono triste perché lo vedevo da voi ed sembrava bellissimo come gioco un po' così e invece mi sono annoiato. È perché loro si drogano prima di andare in live, no? Io sono in hype, deve uscire il 2, ragazzi, neanche ad agosto, tra poco deve uscire. Dove l'hanno presentato? Per il Game Pass quello? Non lo forse so, c'era? Presentato no, non credo. Non so. Credo fosse uno di da Microsoft. Niente, scusate. C'era anche la modalità, non so se l'hai provata, la modalità della cantina, Karim. C'era no, quella, solo... C'era la modalità della cantina, praticamente non c'è la tavola dove devi andare in giro. È quella che abbiamo fatto assieme, no? Può darsi, sì. È praticamente incontri, cioè stanza dopo stanza... E ci sono gli incontri, gli eventi, robe così, e vai avanti. È lineare. È lineare, sì, ed è roguelike. Quindi trovi la roba, vai avanti tipo Sensi. Ok, potrei provarla allora. Perché era carino visivamente, era carino i turni, ma... non lo so, più che altro vedendolo da voi che giocavate in tre, vi divertivate, io l'ho giocato da solo, non c'è niente. Io quella modalità lì l'ho fatta anche da solo, mi sono... Poi, il problema è che comunque non c'è così tanta roba nel primo, spero che nel 2... aggiungano una marea di robe, lo facciano veramente tanto roguelike anche la campagna. È possibile, campagna, robe del è andato bene il primo, dai, dovranno ampliare perché è un gioco che te lo tirava nella schiena il primo. Sì è vero. Poi Atomic Heart, a sto punto aspettiamo che lo finisci anche tu, Moro. Lo finisci entro due settimane. Non l'ha mai più toccato. non l'ho mai più toccato. No, proprio zero. Ce l'ho ancora lì installato. Però, vabbè, allora, a me è piaciuto tanto. Al netto dell'open world, che per me è proprio da prendere e buttare via completamente. Da quel che ho capito da tutti. Sì, anche, sì, no, ma... Anche quelli che sono partiti, diciamo, anche gente che mi segue, robe così, che lo sta giocando, che era presa benissimo, però è arrivata a dire comunque l'open world l'ho rushato perché... Allora, l'open world è ingiocabile, perché hai orde di nemici che tu uccidi e respawnano. Vengono riparati, quindi non puoi pulire e andare via tranquillo. Quindi o lo rasci o passi le tue ore a combattere. Un po' come continuare a entrare e uscire dalla stessa stanza su Prey, che refillava la stanza. E tu sprecavi munizioni, ammazzavi tutti, poi uscivi, rientravi ed era tutto di nuovo. E quindi questo qui è uguale, ma open world, ed è terrificante. Secondo me l'open world non serviva, proprio di base, non perché è fatto male, non serviva proprio, perché il gioco comunque è abbastanza degno di essere giocato in maniera lineare. Se volevano mettere per forza l'open world, potevano mettere meno nemici, sarebbe stata un'aggiunta carina, ma di base non serviva. Dopodiché, a me è piaciuto molto potenziarmi, mi è piaciuto molto come è stata raccontata la storia, parlano, non così tanto, soprattutto non durante i combattimenti. Verso l'ultima parte c'è parecchio spiegone. Cioè, non hanno equilibrato bene la parte di narrativa, perché ti lasciano il tuo tempo mentre ammazzi e non ti parlano sopra ed è perfetto.
Però, secondo me, proprio per colpa dell'open world che doveva riempire uno spazio di cose che tu magari andavi a trovare e scoprire e la trama veniva raccontata, loro hanno detto, vabbè, magari fa così e poi dopo gli raccontiamo tutto per bene. Invece, se tu rushi l'open world, ti arrivano 5 dialoghi di fila da parte del guanto. Non so se è capitato anche a Karim. Sì, sì, ho capito. Sì. Capitava anche all'inizio. Anche all'inizio, perché loro c'erano delle specie di checkpoint e lui iniziava a parlare. Però se tu superavi 10 checkpoint, lui metteva in coda interrompeva, tutto. Sì, no, non metteva in coda, interrompeva quello prima. E no, allora, quello è un altro problema. Quello è un altro problema. In alcuni punti dell'open world, invece, metti in coda. Infatti io ero lì così che aspettavo proprio perché non volevo che tagliasse il dialogo per entrare nella stanza. Ero lì. sì, quello lì c'è, appunto lo notavi già nel prologo, quella cosa lì, che c'era quel problema. Esatto. Che se andavi troppo spedito dovevi stare ad aspettare prima di arrivare al trigger dopo, che sennò... Sì, perché ti tagliava... E tra l'altro io ho ricaricato una roba, perché sono morto, il dialogo prima del boss della balena, e a me l'aveva tagliata. Ma aveva tagliato una parte importantissima di trama che fortunatamente sono morto e mi sono riascoltato. E tutto sommato mi è piaciuto. È un prodotto acerbo, un po' come Hogwarts Legacy, ma un po' più solido secondo me di Hogwarts Legacy. Beh, è anche più semplice e hanno fatto bene a farlo più semplice, naturalmente. Sì. Per me Hogwarts è meglio. Nessuno dei due giochi secondo me è valido, ma Hogwarts è molto meglio secondo me. A me Atomic Heart alla fine non è piaciuto molto, anche se l'ho finito e... Non lo so, potevano... Cioè, no, anche lì è lo stesso problema di Forspoken, hanno strafatto e hanno... Cioè, verso metà ero ancora in dubbio, dicevo ok, è piacevole da giocare, che è un pregio quello... Che sembrava la cosa peggiore, in realtà secondo me il feeling, il gameplay è la cosa migliore di Atomic Heart. La trama era un po' confusa come lo raccontavano, cioè saltavano di palo in frasca molto tra la parte politica e la parte del protagonista e la parte del guanto e la parte della setta e la parte di tutto quanto. E poi la fine, le ultime diciamo 2-3 ore di gioco sono quelle che me l'hanno fatto affossare completamente, perché la fine... Sono due cose che di solito fai quando sei al limite dello sviluppo, sei in crunch tutti i giorni e non sai come cazzo farlo uscire. L'ultime 3 ore sono corridoi pieni di nemici, pieni, non c'è più un enigma, non c'è più neanche una porta da aprire con gli enigmi, non c'è più niente, solo orde di stanze di nemici. Viene già dalla mappa si vede un ponte bellissimo già dall'inizio del gioco, c'è questo ponte enorme con i tiranti a triangolo, da lì in poi è solo caterve di nemici senza enigmi, senza niente fino alla fine del gioco e spiegoni. Prima i dialoghi erano sparpagliati bene secondo me durante alcune sezioni. E poi non avevano più cazzi di farlo e quindi ti hanno messo letteralmente, Moro, una stanza piena di bobine da raccogliere e mettere per vedere. Sì. Questa era le bobine con la trama. Ultimamente un sacco di giochi c'è questo problema qui, che noti che alla fine è successo qualcosa. Ma ti ripeto, è per me colpa dell'open world, perché loro davano per scontato di diluirti un po' di più l'esperienza. Vero. Ma non è vero. Quindi... Io ho capito quella cosa lì, ci sono passato un po' sopra, però capisco la remora. Però in realtà, come trama, come vi hai raccontato, anche un po' come epilogo, io lo preferisco a Hogwarts, che Hogwarts invece è piatto, è rimasto proprio piatto. Sì, da quel punto di vista lì, Hogwarts sì, era è stato piattissimo. Ma anche Hogwarts, le missioni purtroppo. Sono tutte... Cioè, purtroppo Hogwarts è un MMO, lo ripeto, un MMO offline, tu farmi un casino, fai missioni su missioni, però non ti dà l'idea di aver fatto effettivamente qualcosa. Qui almeno ho visto un progredire del personaggio, ho visto un paio di twist di trama, più o meno telefonati, e un finale che secondo me è anche aperto, quindi porterà un seguito che può essere qualcosa di meglio. Hogwarts invece non ci ho visto uno sbocco per il futuro in realtà. Non potevano neanche strafare con Hogwarts, perché appunto c'hanno un mondo su cui stare. Sì.
Atomic Hearts è di nuovo, alla fin fine è di nuovo la stessa trama di tutti gli altri cazzo di giochi così. I robot impazziscono, poi il motivo cambia, ma è sempre la stessa cosa. Perché è difficile crearti un nemico multiplo. E già qui hanno creato anche diversi nemici spiegandoteli, perché oltre ai robot ci sono anche gli uomini albero. E ti hanno dato un po' di roba, sì. No, ma è quello di cui mi lamento spesso ultimamente, che io voglio che qualcuno si concentri su un world building interessante prima che sul gioco di per sé. Perché, ma world building poi, non è male. Ce l'ha, esatto, cioè questo qui ce l'ha pure il world building, perché c'ha il suo raccontare anche dove sei e cosa c'è. Sì, sì, è ben contestualizzato. Esatto. Ne mancano ultimamente. Penso sono sempre fini a se stessi. Però questo mi sembrava di no, appunto. No, guarda, ti dico, io ho lasciato proprio malissimo l'open world. Il resto mi è piaciuto. È vero quello che dice Karim, che le ultime ore sono proprio corridoio, ammazzi e vai oltre. Però è anche una roba che fai. Una volta arrivato lì, sei abbastanza potenziato che fai. Vai via anche spedito. Quindi. Infatti, ti volevo chiedere, secondo te, visto che te sei uno di quelli che dice che è quello che vuole la gente e robe così, secondo te, se non avessero mai detto, se non avessero fatto il gioco open world, avrebbe venduto di meno? Sì. Allora, partiamo di base dal fatto che Atomic Heart è una nicchia, perché lo conoscevano, diciamo, un po' già i gamer, gli addetti ai lavori. Poi grazie al Game Pass ha avuto successo, però uno che vuole andare a spendere dei soldi. Adesso, guarda, ti dico quanto mi è durato, così almeno parliamo di cose concrete. Atomic Heart a me è durato 16 ore, e sono andato anche un po' all'inizio, ci ho provato con l'open world, ci ho provato un po', poi dopo ho mollato. 16 ore, cos'è che è venuto? 70 euro su PC? Sì. Forse 60? Io 12 e mezzo, Moro. esatto, vedi, Karim è andato più dritto, è 12 e mezzo. Costa 60 euro su PC e 70 su console, probabilmente, cioè quella roba lì. Però se ci pensi, cioè non fare l'open world è già un risparmio di soldi. Sì, però il giocatore medio vuole fare quella roba lì. Cioè, l'open world per me, per come l'hanno inserito e il fatto che l'abbiano inserito così difficile, è proprio una perdita di tempo. E infatti, io ho giocato 4 ore più di Karim, perché proprio ti serve a farti perdere tempo. Io capisco il tuo punto, no, del fatto che l'open world serve solo per vendere, perché la gente, come vedi anche in chat, no, che scrivono 16 ore, 16 ore sono pochine. Vedi. Se vedi gente che scrive queste cose, vuol dire che effettivamente tu hai ragione quando dici che la gente non gli interessa della qualità del gioco, gli interessa solo che duri tanto. Quindi no, allora, ci mettono l'open world. Tutti e due. Lo stesso indubbiamente, problema che anche indubbiamente, Forspoken, però per la priorità la lunghezza del gioco, per questo riempiono di collezionabili, open world e cazzo esatto. Mazzi. E quindi forse da quel punto di vista lì hai ragione, però non lo so, appunto che è di nicchia un gioco come Atomic Heart. È di nicchia perché non è un gioco famoso, perché non esatto, è stato fatto. Secondo me poteva risparmiare sul fare l'open world, che avrebbe venduto lo stesso. Non credo. Perché cioè, secondo me molti effettivamente non sapevano neanche fosse open world. Essendo Atomic Heart in particolare. Ok, parlando di Atomic Heart in particolare, sì. Però diciamo che dal punto di vista dello sviluppatore ti viene comunque da pensarci, dire dobbiamo fare qualcosa che la gente giochi per tanto tempo e dopo sia soddisfatta. Lo capisco quello. Però. Anche perché l'open world è bellissimo in realtà, solo che è ingiocabile. Sì, no, ma anche tutte le varie stanze. Anche fosse stato bellissimo, io il mio punto è sempre: ma se risparmiavi soldi e tempo per fare quel bellissimo in la qualcosa gente, di la più gente gli dava lineare, robe del genere. 12 ore, 12 ore sono bello. Poche per 70 euro per molta gente. Scusa, Wolfenstein quanto costava? I primi cioè i Wolfenstein usciti, quelli gli ultimi, però il primo euro, e il secondo credo. Allora era un però lì cioè, c'è se, il nome verissimo, però è ma il nome Wolfenstein Atomic Heart, comunque non so quanto è il cazzo vada non è Doom
Dai, sì, è come due. No. Sì, cioè... però è di gente veramente anziana. E comunque ma pure Doom, non me li ricordo neanche così brevi, anche Doom... No, però quanto duravano? 15 ore? Senza così l'open poco. World sarebbe... Sì, l'open world è tutto lineare, gatto. Non c'è open world, non c'è niente. No, e è vero, però mi pareva... Wolfenstein, ma mi pareva avessero senza comunque... Senza l'open... Io nel Colossus l'ho giocato poco, 68 minuti, non credo di averlo finito. A me sarà durato 12-15 ore, che per me per uno sparatutto è già pure tanto, 15 ore così, cioè lineare, uno sparatutto lineare che dura così tanto. Allora, dopo un considera po'... che Doom del 2018 l'ho giocato per 20 ore, poi non so se ho fatto due run, ma non mi pare. Eternal mi è durato 16 ore. 16 ore e mezza. Doom Eternal 16? Io 8 e 8, gatto. 8 e 8? Mi sembra di sì. Mi ricordo che il primo, ti ricordi? Gatto, il primo Doom noi l'abbiamo finito al day one insieme, a, non in live. E allora forse ho fatto un secondo giro. E c'era il multiplayer anche, quindi magari. Sì. Vedi, anche quello fa. Perché di solito aggiungono quello. Cioè, c'è una. Come COD, costa 70 euro. La trama dura 10 ore, 5 ore, però dopo c'è di più. C'è altro tipo di contenuto. Adesso mi pare che anche Wolfenstein avesse il suo multiplayer, no? No, mi sembra di no. Mi sembra di no, non vorrei dire. The New Colossus. No, hai ragione. Se Atomic Heart non avesse avuto quelle parti open, sarebbe stato un Wolfenstein. Quindi uno sparatutto lineare, figo, con la trama l'avrebbero smaltita molto meglio. E non sarebbero arrivati a fine gioco dove non sapevano cosa fare, perché palesemente non sapevano più cosa fare. C'è un pezzo che per me è ai limiti del ridicolo, che è il pezzo del museo, il corridoio museo, prima della boss fight finale. Che è solo per farti lo spiegone finale, sì. Non solo, è richiama è molto Bioshock, raccogliere... tutte quelle parti lì. C'è questo corridoio dove... Non abbiamo più tempo per raccontarti, te lo raccontiamo tutto qui. Allora, c'è questo corridoio dove ci sono le rappresentazioni dei nemici che hai battuto fino a mo', con le descrizioni, che va benissimo. È un corridoio che curva, proprio non è neanche una stanza museo, è un corridoio museo. Terribile, però va bene. Il problema è che dietro queste statue, dietro ogni statua, c'è un baule pieno zeppo di... roba di crafting che ti serve poco prima della boss fight, ma dietro le statue ci sono questi bauli pieni di crafting completamente fuori contesto ed è fatto lì solo per farti farmare roba senza farmarla per battere il boss finale. E è proprio rushatissimo l'ultima parte. Togli un cazzo di pezzo di open world che ha fatto cagare a tutti e metti un finale decente. Anche il finale. Il gioco è pieno di set pieces, di roba scriptata fighissima. Il vermone all'inizio, sì, che sbatte e ti fa l'onda d'urto, il treno che si devasta, sempre il verme che passa ovunque all'interno del terreno davanti a te. Succedono un sacco di cose fighissime. Il finale? Zero. Il finale è una boss fight qualsiasi. E finisce il gioco. E sono triste perché poteva finire... Io non voglio fare spoiler, però Wolfenstein 2 ha una cosa che avrebbe dovuto avere Atomic Heart, perché in Atomic Heart ne parlano tantissimo di roba spaziale, di roba dove vanno a fare le sonde nello spazio. Ti ripeto, secondo me hanno fatto, secondo me va nel 2. Ho capito, è sempre il 2, sempre il 2. Però considera... Allora, io posso capire questo, però stiamo giudicando un primo prodotto di... perfetti sconosciuti. Per me è un miracolo che sia uscito così, esattamente come Hogwarts. Quello è vero. Io sto giudicando un prodotto. Sono d'accordo. Poi che sia il primo. No, sono d'accordo. Allora, sono d'accordo al 100% con quello che dici, che è giusto giudicarlo come prodotto quello che è. Io ti dico, vediamo il 2, non tanto perché vedremo, però perché già il primo secondo me è stato un buon prodotto e vorrei vederne un secondo capitolo. Esattamente come per Hogwarts, perché c'è margine di miglioramento. Sarebbe piaciuto anche a me vedere One Shot bello. Mi sono piaciuti entrambi, non sono i migliori giochi che giocheremo quest'anno, ma già lo immaginavamo da subito. Quindi sì. Non erano due titoli che stavamo aspettando con ansia, pensando fossero i titoli migliori dell'anno. Però pensavamo che fossero titoli buoni. E io sono rimasto soddisfatto da entrambi. Beh, contando che pensavamo fosse una scammata, ci è andata, cioè, sì, vado anni fa, sì, mamma mia, effettivamente, chi l'avrebbe mai detto?
non doveva esistere, invece è pure un gioco abbastanza valido, nel senso, nessun non è downgrade, tanto, niente, girava benissimo. E per dire, i driver sono usciti ieri. Penso. A differenza invece di Wolong, che anche quello è un altro gioco. Allora, Wolong. Scusami, io e Moro ci abbiamo giocato poco. Sei arrivato alla scimmia, Moro? No. Quanto hai succato? Un'ora. Ragazzi, ho fatto 40 trial boss. Ma fai schifo al cazzo, Moro. Allora, io ti capisco, però fai un po' schifo. Stavo piangendo. Ti capisco. Dai, un po', ma mi racconto questa cosa. Sì. Ne avrei potuti fare la metà. Io sono comunque 20, però ne avrei potuti fare perché la metà. Perché non hai visto il tutorial? No, che, non c'è nessun tutorial, infatti è quello. Allora, parliamo di Wulong adesso. Aspetta. Che io ho questa cosa qui, cioè nella boss fight che c'è lì, tu combatti, cioè solo quanto, quelle robe così, poi a una certa ti si carica un'abilità. Il tutorial, non hai visto il tutorial da non premere? Non c'è il tutorial, il tutorial è... E no, è uscito. Pop-up. C'è un pop-up. No, io me ne sono accorto perché il tizio che parla sempre mentre combatto parla sempre. Ma come tutti i giochi così sono? Perché? Che tra l'altro non parla neanche la tua lingua, quindi non sai che cazzo è. E parla sempre questo bastardo, rompeva solo però i coglioni. Esce il tutorial pop-up. E poi a una certa mi dice qualcosa. No, non esce il tutorial pop-up. Esce una riga. Sì, una riga esatto, scritta esatto. Che non l'ho vista neanch'io, me l'hanno detto volta, in chat. Non è che non l'ho vista, perché ogni volta che partiva questa battaglia mi usciva schiva con i tasti. Esatto. La ignoro dopo. Esattamente, uguale. Quindi io avrei, al ventesimo try, avrei potuto premere quella combinazione di tasti per far partire la mossa finale. Uguale. Invece a una certa ho sentito questo qui che mi diceva qualcosa, che devo fare qualcosa. Ho detto, cosa devo fare? Ho visto l'icona lampeggiare lì, ho detto, cosa devo premere? Quale tasto devo premere? Perché uno è per le magie e l'altro è per le abilità. Quindi premo questo. Devo premere la B, perché a destra premo la B, intanto sono morto. Giustamente. C'è una cosa terribile in Wulong. I tasti. C'è... A parte, no, io quello. Io, no, a me sta piacendo tantissimo. Lo sto giocando tanto. No, mi sta i tasti sono da figli di puttana. Sono. Sai cosa c'è? Se tu vai in un totem, in una pizzo di bandiera e vai in viaggio, c'è la training area. Sì. Cioè, tu ti puoi. E ti dice cosa fare tutto. Dall'inizio c'è, tra l'altro. Cosa esatto, però non ti dice vai là per imparare. No. Si chiama training area, ma tu non lo sai. Tu. Hai appena aperto Wulong, già è un libro di testo asiatico Wulong che no, tu allora, apri. Vorrei partire un po' da prima. A me Wulong su PC sacco, ed è l'unico gioco che porca di una puttana ti chiede vuoi giocare qualità o prestazioni? E già lì mi sono girate mamma le palle fortissimo. Ma non e, è finita, Moro. Che tasti avevi? Aspetta, no, ci arriviamo, con calma. Non è finita perché ero in live e tra l'altro avendo l'anteprima, io da coglione non l'ho mai avviato prima, ho detto lo gioco direttamente in live. E ho chiamato Karim, cioè ho mandato vocale a Karim perché il gioco era 720p e non potevo cambiarlo. Sai sì, perché? Era casino lui. Perché avevo i driver installati di Virtual Desktop. Io non potevo cambiare la risoluzione del gioco da 720p, neanche in basso né in alto, non potevo cambiarlo perché avevo i driver installati di Virtual Desktop. Ho disabilitato quei driver lì e il gioco mi faceva scegliere la qualità. Uno. Benissimo. Due, avevo i tasti PlayStation, perché è chiaramente un porting da quella console de merda, ok? Su Game Pass! Sì! Bene. No, l'ho giocato su Steam. No, anche su Game Pass, comunque, c'aveva i tasti... E quindi anche lì devi andare a spippolare nelle opzioni per mettere i tasti come Dio comanda e non che fare la traduzione... Poi almeno, ma... Sì, che poi dopo è una traduzione simultanea, fortunatamente, noi che giochiamo un po' di tutto, i tasti alla fine ce li abbiamo stampati, sì. A parte il tasto select che è il touchpad de merda di quel cazzo di pad del cazzo. Ecco. E quindi già questo sono partito. Poi il gioco aveva una qualità di traduzione. Allora io adesso non so se sia una traduzione alla cannarsi. Non è un problema di traduzione. Lì è proprio da quel che ho capito è proprio coi Tecmo
che sono dei completi coglioni. Vedi. Perché ricordo anche su Nioh che ti spiegavano le robe a cazzo di... Ti facevano gli indovinelli per fare no, il tutorial. No, qui non era indovinelli, qui facevano le super cazzole, proprio leggevi una frase e non voleva dire niente. Cioè te dovevi stare lì a fare l'analisi del testo e poi interpretare... cosa forse intendessero loro. Che poi anche i buff ti dice modifica questo tipo, ma modifica in più o in meno, se è un bonus o un malus, che ogni volta devi capire, devi fare select, andare a selezionare il menu per capire di che cazzo stiamo parlando, perché poi magari sono stupido sicuramente... io, però modifica questo effetto, siccome è così, però è veramente difficile da imparare, perché è uno di quei giochi tecnici anche nei parametri, in tutto quanto, devi stare una... cioè devi perderci abbastanza tempo all'inizio per capire effettivamente come funzionano le cose. Sì, però una volta che le capisci, io ce l'ho fatta, danno abbastanza soddisfazione. Ho dovuto studiare. Praticamente mi sono aperto dei video a fianco solo per capire il menu, cioè per capire alcune voci. Vi spiego perché. C'è una cosa che hanno tradotto, e non dovevano tradurre. C'è il chi. Ok, siccome tutto ha arti marziali, esatto, è tutto arti marziali. No, non è lo spirito il chi, è quello il problema. Wulong è tutto arti marziali ed è molto figa questa cosa qua, perché adoro i giochi così alla Nioh, molto più incentrati sulle arti marziali e spirituali. E c'è il chi, che sarebbero le anime di Dark Souls, ok? Proprio base. Ok. Però non si chiamano anime, non l'hanno tradotto come anime, l'hanno tradotto come forza vitale. Ah, è vero, sì. E forza e vitale sono due parole che in un gioco di ruolo vogliono dire due cose completamente diverse. Qui le hanno fuse per tradurre chi, che sarebbero le anime. Ma non chiamarla forza vitale, perché quando gli oggetti sopra... All'inizio, quando non sapevo cosa cazzo fosse la forza vitale, mi dicevano aumenta la forza vitale... Che ho la forza, cioè sono due parole che vogliono dire due cose diverse. La forza vitale, dico, vabbè, sarà la vita, sarà la rigenerazione delle fiasche. Sì. No, la mortacci loro erano le anime, che è C si chiamano. Infatti io ho capito che si chiama C dal doppiaggio in inglese delle cinematic, perché io leggevo forza vitale e loro dicevano C. No, tu sei matto, parlano tutto il tempo. Lo so, io anche io. Capito, ma è un gioco cinese. Tu sei matto. Volevo l'immedesimazione, Ma tu sei matto. Un nostro utente cinese mi fa puoi metterlo in cinese che mi fa male all'interno del corpo sentire delle parole, robe così, in giapponese fa schifo. Ho detto no, guarda, lo metto in inglese perché ho visto quanto parlano e già farlo anch'io. Almeno capire, pensa se non avessi capito niente della boss fight quando mi diceva di usare l'abilità. No, io ho imparato a non farla più questa cosa qua nei giochi magari giapponesi, asiatici, che io voglio ascoltare in lingua originale. Se parlano durante il gameplay non posso, perché ho capito, ma sono stronzi loro che parlano durante il gameplay, scusa, non è colpa mia. Sì, che ho messo ma tutti i giochi ormai è tutto così, tutti infatti mi devo prendere il doppiaggio del merda inglese però è così. È veramente de merda il doppiaggio inglese, è proprio fatto come un film di arti marziali vecchissimo, proprio vecchissimo. Però lo sto amando dall'inizio alla fine. Quando finalmente hai finito il master e hai capito come funziona, è bellissimo, Wulong, bellissimo. Ti hanno stampato il foglio della laurea. Sì, esatto, quando l'ho fatta telematica. Firmato. Però capisci che abbiamo dei problemi. Cioè, è un gioco della Play 3 questo, e con la grafica di merda, legnosissimo... Merda. E con mille problemi, difficilissimo da capire, però ci sta piacendo. Cioè, che cazzo di problemi allora, abbiamo? Allora, a me sta piacendo a metà per ora, devo essere sincero. È molto hardcore comunque. No, non per quello. Mi è piaciuto tantissimo andare in giro ad ammazzare i nemici, droppare 150 vestiti che ti cambiano delle opzioni. Quella roba lì, io purtroppo non sono un fan dei giochi con il party, perché non voglio gestire l'intero party. In questo caso tu hai un party nei tuoi vestiti, perché ogni vestito cambia di una virgola, una minima opzione, che tra l'altro descritta in una maniera assurda, quindi... quello un po', Sì. E mi sono divertito tantissimo. Arrivo al primo boss e mi trovo Sekiro.
mi sono trovato proprio Sekiro, perché il gioco ti dice guarda che devi fare il parry al momento giusto per poi stancare l'avversario per poi dopo fargli l'attacco che gli toglie più vita. E ok, difficilotto, ma ok, ci sto. Vado, combatto e proprio sconfiggo il boss alla terzo try ed ero tutto contento. Seconda fase. Ma scusami, brutto pezzo di merda. La seconda fase è pure peggio, perché devi proprio fare tantissimi parry, perché non ti dà praticamente mai spazio per combatterlo. Si basa proprio su quello. E non ho letto neanche... Esatto, non ho letto la stessa cosa che avevi letto tu. Quindi anche lì sono morto tre volte, perché sono arrivato tanto così di vita, ma non avevo letto che devo fare il colpo di Dragon Ball. E quella cosa lì mi ha dato molto fastidio. Uno, perché mettere un boss con due fasi così rompicoglioni come primo boss è da stronzi. Perché il boss dopo è una merda rispetto a quello. Me l'hanno detto tutti. E due, io ho apprezzato molto Sekiro, l'ho apprezzato meno dei Souls. Mi è piaciuto Sekiro, ma meno. Perché? Perché i Souls ti permettono di approcciare il nemico assolutamente come vuoi. Sekiro no. Ti dice, hai questa spada... Hai questo vestito. Sì, non è un GDR. Bravo. Non è molto GDR. Però, però l'ho apprezzato perché mi azzera completamente tutto il resto e dice: tu hai questo, vai. Devi imparare quello. Esatto. Non devi stare nel menu a vedere cosa mettere dove. No, devi fare semplicemente quello. Poi dopo Karim ha fatto altro e adesso ti racconterà la sua diversione. E a me questa cosa non è piaciuta, perché quando meno il nemico, per adesso ne ho uccisi solamente due di boss, sto parlando dei boss perché gli altri in realtà non ho problemi con i nemici base, quando meno il boss, alla fine della fiera, se voglio non perderci 8 ore e mezza, devo comunque andare di parry al momento giusto, contrattacco, parry, contrattacco, per poi dopo togliere fette di vita, per non stare lì una settimana e mezza. E questo mi ha smorzato molto... Il gioco, che avrei preferito qualcosa di più simile a un Souls o a Nioh, piuttosto che avere un Sekiro, perché è Sekiro con tante opzioni in più. Sì, e secondo me non è un bel connubio. Poi devo andare ancora avanti e adesso Karim ti dice che è andato più avanti, cosa è successo. No, ma però anche io da quel punto di vista lì, cioè a me il loot piace, quella roba lì piace un sacco a me, però anche io avrei preferito, appunto, io volevo un Nioh senza le cazzo di stance di combattimento. È uguale, semplicemente uguale. Invece hanno voluto fare questa cosa della postura, cioè il gioco si basa tutto sulla postura. È un po' un misto di tante cose in realtà. Però non è del tutto vera questa cosa. Wulong ha tutto, cioè tu lo puoi giocare come vuoi, ok? L'unica cosa che dopo, forse... Però. No, anche da subito, solo che non lo sai. Allora, il primo boss è obbligato... Non ti lascia molto spazio, però. Esatto, è quasi obbligatorio, perché è un tutorial del parry, fondamentalmente, della postura. Però tu... Ci sono 4 tipi di difesa in Wulong. C'è il parry, che serve per la postura e per sbilanciare il nemico. Poi c'è il dash alla Bloodborne, la schivata alla Dark Souls e la parata. Che però la parata e il parry sono due cose diverse. Però la parata è sempre per parare il gol. Tutto quello che non è il parry ti fa sprecare barra arancione. Quindi, sì, che è la stamina. Esatto, e se tu arrivi alla fine della stamina... No, non è solo stamina, ti stanna e muori. Cioè non c'è verso. Ti stanna. Quindi si può, per quello allora, che devi per forza farlo il parry. Non... non è vero, perché si abbassa attaccando normale. Cioè gli attacchi base abbassano la tua barra però della stamina. Se tu non hai te la rialzano. Te la rialza, esatto. Sì, però non l'ho vista così semplice. Ma lo è. Cioè, tu puoi fare fondamentalmente quello che vuoi. Effettivamente ho visto il fatto che comunque qui non è un Souls. Le armature... ti danno un botto di difesa in più, tipo se tantissima difesa. No, io da quando sono passato alle armature leggere, alle armature pesanti, ho un botto di resistenza in più, però la mia stamina dopo 2 attacchi è già rossa, che sono lì che ad ansimare. No, ma anche solo armatura leggera, ma con il valore di difesa più alto, cioè io proprio nella prima parte del gioco, l'armatura iniziale che aveva, adesso non mi ricordo, tipo 10, e poi ho trovato quella dei tizi lì che c'era 27,
Minchia, era letteralmente quasi un terzo del danno, in... cioè un terzo di danno mi faceva rispetto a prima. Lo senti tantissimo il valore dell'armatura. Sì, io sto sentendo anche quelle statistiche del cazzo delle armature, che tu prendi un'armatura e hai 5 passive sotto. Io sto facendo la build veleno, penso, una delle cose più difficili in assoluto, io ho iniziato con quella perché sono stronzo e volevo provarla. E quando c'è scritto aumenta l'accumulo di veleno del 2%, aumenta l'accumulo di veleno del 3%, lo fa e lo senti tutto. Cioè, tu lo vedi la differenza quando ti metti, ti fai una build accumulo di veleno, si accumula il veleno molto più in fretta, lo vedi nella sua barretta piccolina, piccolina, che sale su man mano che gli butti le magie. In più, le magie tu ce l'hai quasi a prescindere, cioè non devi fare la build mago. No, tu puoi delle fare abilità, la build, ti butta in faccia tutto quanto, e questa è una cosa che ho apprezzato. Ce ne sono tantissime, ogni scuola di magia ha tantissime ramificazioni con tantissime magie diverse, cioè ogni sfera della sferigrafia, diciamo così, ogni abilità del skill tree, della magia del fuoco, è un'abilità diversa, non è ti potenzia quella prima, no, sono tutte abilità diverse che tu hai purtroppo 4 slot perché non è Hogwarts Legacy, grazie a Dio, dove devi cambiare beh, minchia, vorrei pagine. Però qui servirebbe... Qui ha messo il tasto, il dorsale per l'abilità e il grilletto per le magie. Che fastidio! E io impazzivo. Sì, all'inizio era un casino. Però grazie a Dio le abilità Y sono due. Per pararmi. Infatti no, prima, io, la prima allora ora ero lì tasti, cercavo di fare le cose. Invece tra l'altro sono... cioè, si vede che dietro c'è la stessa... Sono entrambi di Koei Tecmo, sia Wolong che Wild Arts. Si vede. Perché sono allora, entrambi osceni alla vista. No, a parte quello, a parte che io non sono ancora d'accordo su questa cosa, perché qui si vede che la grafica è della Play 3. Sì. Io sono sempre del punto che Wild Arts è grafica Play 5, ma downgradata da morire. Ma mentre sai questa che qui invece non è grafica di Play 3. Per niente la grafica di Wulong. Perché fondamentalmente mentre combatti non capisci una madonna, quindi non ti potrebbe essere Play 1 uguale, non c'è anti-aliasing, è tutto seghettato, mi dà fastidio. Ma secondo me è peggio di Nioh la grafica, molto sì, perché Nioh era un po' più piccolo, diciamo, questo era un po' più, che poi c'hai nemici giganti, ed è tutto quando sei nella foresta, ogni perché volta sai quante prestazioni. Volte io l'ho messo a qualità no, io l'ho messo a qualità 120 io ogni volta che apro, le prime volte che aprivo Wulong ho detto ma mi ha abbassato la grafica palese, vado a vedere invece è tutto ultra, è al massimo alto, ma non ci sono neanche opzioni, cioè alto o basso. Non ci sono opzioni. È vero. Sei proprio da console tantissimo. Sono due team di sviluppo diversi. Uno è Omega Force e uno è Team Ninja. Sì. Però si vede che sono entrambi sotto Koei Tecmo, perché a quanto pare da Koei Tecmo gli hanno detto allora mettete dei tasti a capa di cazzo, facciamo così. Allora su Wild Arts mettete il grilletto sinistro come pulsante azione per raccogliere le robe e parlare con la gente. Qui ci mettete il grilletto destro, perché no, dai, mi piace come idea. Poi sì, perché no, mettete la parata sul dorsale sinistro, però il parry lo mettete sulla B. Sulla ma anche B. Per schivare lo mettete sulla B, devi premerlo due volte però. Facciamo queste cose qui, mi sembrano geniali come cose. Su Wild Arts però, no, su Wild Arts facciamo un pochino di vero, mettiamo altri tasti, però sempre cazzo. Sì. È vero. Credo che sia tra l'altro anche l'editor del Souls Light. L'editor del personaggio, tra l'altro, c'ha quasi le stesse cose. È un po' più profondo quello di Wulong. È vero. Di base vogliono sempre differenziarsi dai Souls e quindi tendono perché a cambiare. Chiedo? Perché se no la gente va in giro a dire la copia, l'abbiamo già fatto sto discorso. Ma non è la... Se mi fai la mappatura dei tasti identica a quella di Dark Souls... Ma a me sta bene. Non è una copia. Sì. Perché la gente l'ha già fatto, ormai quello lì... Cioè Dark Souls ha inventato il modello... È come quando una volta nei giochi di auto si accelerava con la X e poi si è iniziato a accelerare col grilletto. O sparare col grilletto nei giochi di sparatutto, cioè, che prima si sparava con la X... Cioè, Dark Souls ha messo il nuovo modello di mappatura dei tasti in giochi action. Se non lo fanno, un motivo ci sarà. Che sono coglioni. Sono coglioni. Tutti gli altri non ci hanno pensato. Non hanno pensato, potrei farlo come gli altri. Infatti, adesso è da Dark Souls che il parry si fa con la parata. Tu pari,
per parare un attacco e a tempo fa il parry. Qui hanno anche su Zelda si fa con... su Zelda si fa il parry con il tasto della parata. Perché qui no? Io non capisco. Poi lo impari, giocando tanto lo impari, però cioè ogni volta devi rimappare il tuo cervello ogni volta che giochi un action in terza, perché ogni volta i tasti sono tutti diversi. Ma poi Nioh, scusa, Nioh non c'aveva i tasti del merda. Non mi ricordo che Nioh avesse i tasti di merda. Perché non aveva il parry, non aveva un cazzo. Aveva solo la schivata. Certo. Vabbè. No, già se togli tre meccaniche... No, ma aveva i tasti per attaccare, erano il dorsale e il grilletto, però, mi pare. Però aveva le evocazioni, il 2. Aveva le evocazioni due, dell'abilità però... del... Però si attaccava con i dorsali. Non lo so, loro. Perché se no viene uguale, se no dicono è Nioh. Ma vaffanculo. E se lo fanno uguale ai Souls, sembra i Souls. Esatto. Allora facciamolo tutto diverso. Ma ci sarà un motivo perché sono belli. Solo per i tasti sono belli i Souls. Va bene. E per quello, fa cagare, ma funzionano bene. Sono d'accordo. Sì. Maledizione. Tornando nel seminato, tu dicevi, Karim, che tu ce la fai tranquillamente senza fare i parries. No, no, io li faccio i parry, ma non sempre. Cioè, allora, se tu giochi solo parry, puoi anche non potenziare il tuo armamentario. Sì. Ci metti mezz'ora perché non fai danno. Però tu, se tu pari tutti i colpi, vai avanti di affondi definitivi. Quando lui ha l'iconcina rossa, gli fai la finisher. Però si può giocare anche senza. Io ho fatto il mio terzo boss, per provare, l'ho fatto senza parry e l'ho fatto. Poi io ho anche la build magia, quindi... sparavo magie che ti sprecano anche lì la barra della stamina, quindi se tu, e io essendo pesante come armatura, facevo due magie e già ero fermo. Però più avanti sblocchi, non è che lo sblocchi, già ce l'hai ma non te lo dice, praticamente a un certo punto ti fa un tutorial dicendoti: ah, sapevi che hai anche questo dall'inizio del gioco ma non te l'ho mai detto. Cioè tu puoi mandare all'attacco i tuoi alleati, come? Quindi, sì, R1 su, tra l'altro, una roba terribile. R1 di su. Ma il mio attaccava di base, quello contro la scimmia. No, e mi rompeva i coglioni quando lo faceva. Che ogni attacca tanto di base. Ero lì per parare, il tirava il coltellino, mi interrompeva l'attacco. Io ero lì col cazzo in mano. Maledizione. No, però, tipo, nel mondo, diciamo, con i nemici normali, se tu lo puoi loccare senza che lui ti abbia visto, tu puoi mandare direttamente all'attacco i tuoi compagni. E non attaccano insieme a te, attaccano da soli e lo distraggono, diciamo, e tu puoi lanciare magie. E ho fatto così con i boss. Ho mandato loro, ho lanciavo magie, schivavo senza fare il parry e attaccavo quando riuscivo con gli attacchi pesanti e le abilità, e ce l'ho fatta. E quindi si può fare. E tu non hai, cioè, facendo i parry non fai più danno, è che lo stordisci, lo quindi stordisci, gli... però dopo gli fai più una DPS. Bella fetta, Allora, non, io non ti parlo dello stordimento con l'affondo, Io parlo in generale. Cioè, lo sbilanci. Sì, il gioco appunto si basa un po' come Sekiro, che anche Sekiro, se vuoi, puoi andare a spadate all'infinito. Esattamente, però Sekiro è proprio obbligatorio quasi. Sì. Mentre qui hai mille opzioni, mille, però sicuramente, poi io diciamo che non faccio il parry a tutto, faccio il parry agli attacchi rossi fondamentalmente, perché lo sbilancio. Parlo di quelli rossi, sì. Quindi tu mi stai dicendo che comunque volendo te lo puoi anche giocare, cioè puoi far danno effettivamente menando con l'arma tantissimo. Sì, perché tu non aumenti il danno facendo i parry. E quindi il danno è sempre lo stesso, semplicemente devi schivare molto di più perché i nemici hanno... No, perché tipo adesso... Ma neanche in Sekiro aumentavi il danno, Quel boss lì, se dovevi ucciderlo a spadate e basta... Arrivederci. Era dura. Il primo boss credo sia fatto per... Anche perché non ti dava spazio. Per farti fare i parry, esatto. Il primo era impossibile. Ma infatti, tra l'altro io, siccome il tutorial mi sa che mi sono perso qualche frase... All'inizio io ho mandato dei vocali a Francesco, a Clay, perché stavo impazzendo, perché io pensavo che schivando verso gli attacchi si facessero i parry. Invece no, tu basta che premi cerchio e fai i parry. In realtà ma lui non ti dice con l'analogico che devi fare qualcosa per fare... Capito? Sì. E qui è io vero, ho capito quello. Invece tu basta che stai fermo e premi cerchio. Lui ha una finestra dove fa il parry, basta. È perché lui dice... In realtà ti dice premi B oppure B e direzione, perché funziona comunque anche se ti sposti. Cioè il concetto era quello che volevano dirti loro. Ma però non era chiaro. Non era...
E poi ci sono, però ci sono tutti i tipi di attacco di qualsiasi action RPG uscito negli ultimi anni. Ci sono gli attacchi dall'alto, ci sono gli attacchi in corsa, ci sono gli attacchi di dash, che fai il dash e poi attacchi. Sì. Ci sono tutti. C'è la schivata, c'è il dash, c'è il parry, c'è la parata, c'è tutto. Proprio tu puoi, volendo, giocartelo come vuoi, e tendi un po' a farti fare i parry. Cioè, puoi giocarlo senza, ma... lui tende a farteli fare. Sì, è quello che stavo dicendo. Poi dovrei vedere più avanti, perché sono solo al secondo boss. Però sì, cioè, ho sentito molto. No, non ho detto che è gioco di merda, però ho sentito molto più Sekiro di quanto avrei voluto. Adesso, andando avanti, vediamo come evolve. Un pelo di più. Però è più gioco normale con i parry di Sekiro che Sekiro proprio, che era quasi obbligatorio, perché sennò... Sekiro era basato su quello. Esattamente. Sì. Facevi troppo poco danno senza i parry in Sekiro. Boh. Vabbè. Adesso vediamo come... Continuo settimana prossima, adesso nel weekend, appunto... Ho giocato anche perché l'ho giocato venerdì sera, poi il weekend sono stato via, robe del genere. Proverò domani. Eh sì. Io in realtà... sta piacendo, è tosto, ma è figo. No, ma mi era piaciuto tutto, a parte questa cosa qua. Solo che, avendoci giocato 3 ore, non posso ancora farmene un'idea, no? Adesso vi faccio scegliere. Ho 2 cose di cui parlare. Uno spoiler di un video o Spider Queen Cave? Che palle, Spider Queen ma Cave. Ma te l'ho guardato che poco. Che palle. Meglio? Giocalo. Meglio? Addirittura. Allora, Spider Queen Cave è... talmente una merda da fare il giro. E credo uno dei giochi peggiori che abbia mai giocato. Però, soprattutto con la traduzione in italiano fatta di merda, ha il suo perché. Che cos'è Spider Queen Cave? Io pensavo fosse un horror un po' come Ginofobia, non so se vi ricordate. Sì, me lo ricordo, quello con i ragni. Sì, che c'era la fobia della vagina, in realtà, era che il protagonista aveva questa fobia qui, poi finiva nel mondo di ragni e compagnia bella. Penso fosse una roba del genere, invece non lo è. È un gioco ad enigmi, che poi diventa platformer, che poi diventa... E lì ho visto torna ad essere ad enigmi, che poi diventa Dark Souls. Sulle piattaforme. Delle piattaforme che giravano, sì, visto, era quello, il momento Fall Guys. Sì, era palesemente. Pensavo stessi giocando ad Alt F4. Io sembrava. La cosa bella, però, è che il gioco, quando tu non riesci più ad andare avanti, ti aiuta. Perché il protagonista, cioè perché lo sviluppatore lo sa, e ti mette un ascensore col simbolo dell'handicap, che tu ci entri e ti porta alla fine. Dio mio, l'ho visto. Oppure se aspetti troppo, l'enigma si autorisolve. Quindi comunque è un gioco che... Ma senza poter scegliere, cioè dopo un po' è proprio lo sviluppatore, si rompe i coglioni e detto te lo faccio io, hai rotto i coglioni, vai avanti. Esatto. Sì. No. Ma questo mi è successo, tra l'altro, anche quando ho messo in pausa il gioco. Nella zona dove ha mollato Karim, dovevo raccogliere 8 spicchi per fare un cerchio da mettere per aprire una porta. Non ne avevo neanche uno. Allora ho detto, vabbè, lo facciamo domani. Chiudo la live, il giorno dopo avevo tutta la torta da mettere. No. E quello messo. E sembra aveva un potenziale enorme. Mi era un po' rotto i coglioni, devo dire, quindi non l'ho continuato. È super trash anche quello, perché sì. Tu parti per andare a trovare la compagna di scuola, la trovi in vasca da bagno, sparisce, arriva la donna ragno, devi trovare gli oggetti in giro per casa come negli horror da mostro pisello. C'è anche questa cosa qui. Terribile. Infatti quella parte là è quello che un po' me l'ha ammazzato il gioco, un pochino. Tra l'altro tu sei rimasto incastrato nella scala loop. No. C'era la scala antincendio del palazzo dove esci dall'appartamento. Sì. Anch'io. Sono rimasto perché io continuavo a scendere e non arrivavo da nessuna parte. Poi sali ed è finita. Cioè sali un piano ed era... No, non dovevi scendere, non dovevi proprio andarci non lo sapevo, di là. Perché c'era l'ascensore. Dopo è bellissimo perché si apre l'ascensore e c'è una suora con uno scheletro. Che non vuol dire un cazzo. Non me lo ricordo neanche quella cosa lì. Poi devi guidare la macchina. Ha un sacco di generi diversi. Non ha un cazzo di senso. Però. Effettivamente, puoi spiegare alla gente dei podcast cos'è un mostro pisello? Hai ragione. Mostro pisello è stato battezzato così da Lino, se non sbaglio. Sì. Con tutta ragione. Ed è praticamente l'alien di Alien Isolation. Sì. Il mostro di. È il mostro da cui ti devi nascondere. Sì, esatto. E non mi veniva l'altro gioco famoso horror che ne hanno fatti 2. Outlast.
Sì. Praticamente è il mostro così, dove tu devi, ti devi nascondere dentro l'armadietto, altrimenti ti uccide. Sì, che c'è sempre stato, cioè il Resident Evil Mr. X era il mostro pisello. Sì, però in particolare dei giochi horror in prima dove ti cioè quando vedi che c'è un armadietto in cui c'è scritto molto... hide, esatto, quello lì capisci già da prima che c'è il mostro pisello. E tra l'altro il mostro è stato battezzato pisello perché i giochi che gioca Lino in live sono talmente brutti, quelli horror, così che il mostro è letteralmente un pezzo di carne dura dritta, quindi è un mostro di pelle, anche detto anche mostro di pelle, ma di solito è mostro pisello. E poi adesso sono diventati tutti così, cioè il mostro pisello è quello che ti insegue e tu ti devi nascondere sotto i lettini. Però qui ho apprezzato molto tutti i vari generi, uno dietro l'altro, senza alcun motivo. Infatti mi è durato 5 ore, ma non aveva senso. Si parte col mostro pisello. No, non è vero, si parte con... con la escape room in casa. Sì, con l'escape room in casa. Poi scendi nel garage e devi trovare la tua macchina. Una volta che hai la macchina, devi stare attento perché non devi investire il mostro che te lo trovi in macchina che ti uccide. È vero, sì, è vero. Poi c'è la parte mostro pisello, poi c'è la parte esplorazione sott'acqua, perché lui, anziché scappare, si infila dentro un pozzo e non si sa perché, e c'è quella parte lì. Poi dopo c'è la parte Fall Guys e la parte di nuovo trova gli oggetti al buio con alcuni mostri che ti corrono dietro, ma non sono molto pisellosi. Poi c'è una campana che ti suona quando sei vicino ad un oggetto. Poi c'è un'altra zona enigma, che quella per me è impossibile da superare se non con la facilitazione. E poi dopo c'è il boss finale che non ha aiuti. Oh madonna. E quello è Dark Souls fatto male, giocato con mouse e tastiera. Ma quello ma che succede... in terza? Sì. Oh madonna. Con la spada. E quello bellissimo che succede alla fine, cioè la cutscene finale, per me vale tutta la fatica che ho fatto ad arrivare lì. Io non ve lo voglio dire, ve lo dovete assolutamente giocare. Sono 5 ore che dovete giocare. È un gioco da live, non è un gioco che vi consiglierei di giocare. Vabbè, quei giochi lì sono i giochi da live. Sì. Che si gioca quei giochi lì davvero, esatto, a casa. No, quindi non posso dire che è un bel gioco. Cioè, è proprio una merda, però spendete questi 8,19 €. Cioè, Karim, tu ce l'hai già, perché ce l'ho. Il finale è talmente a caso che vale la pena tutto. Vale assolutissimamente la pena tutto. E sarà una magia. Per il Morrow by Night è perfetto. Tra l'altro adesso c'è sto trend di utilizzare sempre la stessa casa per gli horror. È la stessa casa. Quella con il seminterrato, il secondo piano, che tra l'altro è anche una merda come casa, perché c'ha due scalinate per salire e quel corridoio che passa per il bagno. Ma è quella di First to Fathom. Bravi, è esatto, sempre quella dei preti. Sì, è sempre quella casa lì. È quella casa che ha il quadro del detective di Heavy Rain. C'è il quadro col detective. è proprio lui, non è uno che ci assomiglia. È proprio il detective di Heavy Rain. Questa casa qui ha un twist, perché tu entri e c'è il salotto con il caminetto, e qui hanno un pianoforte a muro contro le finestre. Sì, è tutto. È proprio posticcio, bruttissimo. Ci sono delle variabili di questa casa, capito? La casa è la stessa, ma poi mettono alcune porte chiuse e altre aperte. Sì, in quello lì c'era la cassaforte che dovevi aprire per avere le robe. Mamma mia. Una volta la casa che usavano sempre era quella di House Party. È vero, sì. Che la ritrovavi. La usano ancora, Che questa è molto meglio, però, questa nuova. È super dettagliata, però è sempre la stessa. Per sempre i giochi horror, ormai la usano per fare un The Sims in prima. No, è sempre credo un horror con un mostro. Possibile. Ma sì, sarà un preset, cioè se lo usano tutti sarà per quello. Sì, ma che poi c'è la solita stanza da letto con il cazzo di gatto, il poster che sembra che ci abbia il cazzo, che ha le gambe aperte e la coda, che sembra che è messo così. Quelle foto delle loli. Vabbè. Comunque, consigliatissimo. È veramente una roba che dici... Va bene così. Il boss finale è un incubo, perché sono immortale. Triste per non averlo continuato. Devi riprendilo, tanto riparti. Ma era una merda la parte di platforming. Ma è una merda tutto. Non è che migliora, non migliora. Anzi, peggiora, ma guarda, vale la pena. Perfetto. Vale la pena. Ci sono degli enigmi veramente a caso e consigliatissimo.
L'altro poi... invece è lo spoiler del video che uscirà, non so, questa settimana, perché YouTube ancora non mi ha cagato, quindi non sappiamo niente. Ah, giusto, che deve... sì. Sì, dice, parlava del video, ma non capisco. Il video è pronto e ho giocato a Wild West Dynasty. Oh, mamma mia, ma è atroce, atroce, come dicono? Peggio. Ho giocato un'ora e mezza. Me lo passi il video, per favore? Ah, non sì. Poi. Sì, beh, te lo posso mandare. Ah, lo carichi, video, sì. Sì, sì, è in privato a caso. Ok. Ti mando il file, se vuoi. Descrivimelo. Ho giocato un'ora e mezza e sono andato letteralmente solo a parlare con le persone. Madonna. Era super MMO, peggio di Hogwarts, nel senso che parli con uno, raccogli l'oggetto, l'hai raccolto l'oggetto, riparlaci. E dopo ti usa l'oggetto, lo usi, ma una cazzata, tipo rompi la legna, dai due colpi, hai fatto, ritorni a parlare. E poi iniziano a mandarti dall'altra parte del mondo. Io mi sono fatto delle passeggiate ma lunghe, e il personaggio ha pochissima stamina, che fa... E poi riparte la doveva... Ma non doveva uscire prima? Non c'era Shogun Dynasty? Allora, sono sviluppatori differenti, tutti. Infatti, ah, sì? È lo stesso editore, infatti okay. lo dico anche nel video, è lo stesso editore di Medieval Dynasty e degli altri Dynasty, e Farmer Dynasty, e di Unicorn Princess, e di Doctor Animal Doctor. L'editore è lo stesso, che probabilmente dice gli sviluppatori vogliono una roba del genere. E infatti anche su Medieval Dynasty c'è la Dynasty e la microgestione, ma io non ci sono arrivato, perché in un'ora e mezza ho solo parlato e una certa ho detto basta, perché andavo veramente, facevo i chilometri, poi c'era ripara il, dovevo riparare un ascensore, la missione è parli con il tizio, dopo aver parlato con il tizio ti dice vai all'ascensore, vi giuro su Dio, lo guardi, c'è il tasto guarda, lui fa così, torna a parlare col tizio e il tizio ti dice ah, mi serve questo, questo e questo per ripararlo, e tu vai a prendere quello per ripararlo. Poi torni lì, lo sistemi in un secondo perché è un tasto e riparli col tizio. Madonna. Però è molto rapido, dai, a parte le scampagnate. No, non è vero che è rapido. È rapido se skippi i dialoghi, perché parlano tanto anche. Oh no, che palle. Che poi non è in italiano, vero? Non è in italiano. Ovviamente. Ci sarà l'italiano, alcune cose sono in italiano, ancora non del tutto. Però sono i dialoghi... Tu fisso, proprio la GDR MMO online, tu che guardi il tipo, premi spazio, viene un dialogo. Premi spazio, viene l'altro dialogo. Madonna, e botta e risposta così. Mamma mia. Io una certa ero così. Però mi è venuta voglia di provarlo, devo dire. Ma chissà dove andremo a finire, ragazzi. Com'è che... Da quando è che parlano così tanto nei giochi? Ma non mi hanno parlato mentre facevo qualcosa, almeno avrei fatto qualcosa. No, era proprio il dialogo proprio alla Elder Scrolls 2, che dovevo parlare per vedere. Hanno iniziato a pensare che la caratterizzazione dei personaggi la si fa parlando. Vabbè, allora non è il gioco che... No, sto parlando non di questo in particolare, parlo in generale, adesso qui non me lo aspettavo una caratterizzazione dei personaggi. Però in generale una cosa che ultimamente è nei giochi... C'è sempre tanto dialogo. È veramente un Odimo di Boris. Di Boris, cioè, l'Odimo. È l'Odimo. Cioè, è un po' la sindrome da streamer, che devi parlare per riempire il tempo. Esatto, sì. Cioè, però sì, esatto, qui non è per riempire il tempo, ma è per raccontarti la storia del mondo. Anche per riempire il tempo, secondo me. Anche per riempire il tempo, perché sono dialoghi del cazzo. Zitti, esatto. Infatti, allora, in Atomic Heart questo fortunatamente non succede, però quando lo fanno mentre stai combattendo come Iron Life, lì per me è molto peggio, perché sto facendo altro, lasciami stare, non mi parlare mentre sto facendo altro. No, è che non capiscono che la narrazione non è solo con la bocca, la narrazione nei giochi deve essere... molta anche quella visiva, sì. Quella degli ambienti, quella dell'atmosfera, quella di tutto ultimamente, e invece la narrazione, c'è stato il periodo della piaga dei foglietti, sì. C'è stato ancora adesso, negli ancora adesso la piaga dei degli audio, dai. Delle robe così, e io voglio sparare a qualcuno. Chi è che ha messo in giro questa cosa che è una buona idea? Io capisco che in un indie del cazzo non puoi programmarmi la cutscene e robe del genere, quindi mi metti il foglietto con le cazzate, solo che poi sono anche nei AAA queste cose.
Sì. Capisci che è un problema grosso. Cioè, i AAA vanno a vedere, cazzo, questo gioco che costa, fa vedere 24 centesimi su Steam, e ha avuto questa brillante idea di mettere i foglietti. Cioè, piace un sacco, c'è l'idea dei foglietti, vuol dire che funziona. No, mettiamolo che anche noi. È troppo facile. Infatti hanno iniziato con Assassin's Creed. Mi pare Odyssey, forse, nella parte nel presente con le due ragazze, se tu aprivi il PC, Madò, era pieno di documenti. Ho pianto sangue. Pieno di documenti. Me l'ero dimenticata quella parte là, è vero. Perché proprio che non li devi neanche trovare, te li hanno messi lì. Tu apri il computer la prima volta e te... È pieno zeppo. È il motivo per cui ho odiato anche su Atomic Heart il primo orologio da taschino che ho trovato. Ma no, sì. Ma quello lì in realtà è esattamente come Bioshock, che tu raccogli, esatto, e ti racconta mentre stai facendo altro, però è vero. Però è una roba piccola, non mi dà fastidio, perché non è importante. È vero, però mi ha fatto un attimo saltare un attimo in allerta, però è vero quello che dici tu. Il discorso è sempre quello, cioè il paragone che faccio io è sempre quello lì, l'avevo fatto anche l'altra volta, dei libri su Skyrim. No, quindi è vero, Skyrim, però allora, sono Bioshock... libri, te li leggi per approfondire qualcosa esterno, robe così. Bioshock quindi, ha fatto invece... una cosa che adesso ha fatto anche Atomic Heart, che non mi pare di aver visto in altri giochi, perché gli audio di Bioshock erano molto belli. Tu avevi il personaggio che ti caratterizzava, il personaggio X... Però era figo da ascoltare, approfondiva sì la trama, era una roba extra che non eri obbligato ad ascoltare, però era anche piacevole, esatto, da ascoltare. Quelli sono cose belle, sì. Non era, trovi il foglietto, come invece era Outlast 2. Outlast 2 aveva la base per una trama eccezionale, c'era l'anticristo in Outlast 2. E tutta la trama era sui fogli. Dovevi per forza raccogliere il foglio e leggere, e io ho detto no, e alla fine la trama era una merda, perché non si capiva un cazzo. Esatto, ma anche non solo la trama, anche appunto la lore e il world building un pochino così, che me le metti in foglietti o in audio o cose secondarie, va più o meno bene, perché spesso ti danno delle nozioni di world building che però sono essenziali per la trama in cose secondarie, e quello non va bene. No, no, è quello. Non hanno ancora, cioè, alcuni non hanno ancora capito che il foglietto ci sta per approfondire, ma non devi raccontarmi tutto col foglietto. Esatto. Che era il problema di Horizon 1, se non sbaglio, che dava troppa importanza ai foglietti. I foglietti erano gli ologrammi, che sì, anche il periodo ologrammi c'è stato, con The Division. No, che Horizon 1 era, cioè, non c'erano... praticamente NPC, sì, tra virgolette, lì, sì, quelli che ti raccontava. No, no, io parlo di roba ologrammi, extra. Solo che gli ologrammi non è che ti partiva il dialogo, no, gli ologrammi che ti raccontavano la trama principale te lo avviavi e poi dovevi stare lì ad ascoltare così. Esatto. Che, cioè, se ci pensi, vabbè, se partiva un attimo che ti loccava nel dialogo e alla fine stavi lì comunque così ad ascoltarlo. Però il fatto che tu ti puoi muovere in gameplay e cercare roba in giro intanto che ti ascolti questo dialogo qui, te lo fa, te lo rende più secondario, indubbiamente. Quindi... Ma l'hanno fatto bene in God of War, questo lavoro qui, infatti. Che loro si parlano tra di loro, però nei momenti platforming o nei momenti enigma. Nei momenti in cui puoi ascoltarli. Sì, esatto, quindi non è che stai combattendo e sei distratto. Stai camminando, ti stai arrampicando, però non stai né fermo così, né il tuo cervello è troppo loccato su che cazzo stai facendo. Quindi stai passeggiando, comunque del gameplay c'è. Nella c'è barchetta, una narrazione, robe così. Esatto, nella barchetta anche. Servono degli elementi come quello. Infatti a me dava fastidissimo nella barchetta dover attraccare perché interrompevo un discorso che mi stava interessando spesso. Porca miseria. Delle volte me ne fregava un cazzo, però... Che palle che per avere un po' di world building e narrazione non audio bisogna andare negli indie. Io non è che ogni volta che arrivo un doppia A, un tripla A, mi devo aspettare 100.000 dialoghi. Non può uscire un tripla A dove i dialoghi sono... limitati, io non dico niente dialoghi o niente foglietti, ma un po' limitati. Cioè, no, adesso veramente tre giochi ho giocato, ho finito tre giochi dove parlavano tutto il tempo con il guanto, il braccio, le cose, la scarpa, la sedia. Non ce la faccio più. Quindi vorrei. Anche perché di world building non mi devi spiegare l'intero world building nel gioco, devi darmi delle nozioni che mi fanno poi magari interessare a me ad andare a cercarmi di più
di cosa succede nel mondo, della lore, di cose così. Non me la devi dire tutta mentre gioco. Beh, hai visto con Callisto Protocol cosa hanno fatto? No. Con Callisto, in Callisto Protocol la trama, a quanto pare, non è molto ampliata, quella del mondo, mm-hmm. ok? Però c'è un podcast da ascoltare, recitato. Bravissimi. Tutto, ma non è vero! Ma perché? Io devo stare così in macchina, così ma con poi le... Ma ho la soglia dell'attenzione... Cioè, siamo nell'era dove esiste TikTok e ho la soglia dell'attenzione così piccola e mi fai un podcast... Sì, un audio, tipo... sai, tipo audiolibro, capito? No, non è un audiolibro, è tipo... gli audio dei giochi, quelli dove recitano eccetera, però a podcast, quindi sì, sì. Tu devi Callisto Files, come si chiama, e sono, mi ha fatto ridere perché ho detto ah vedi che brutta idea del cazzo che hanno fatto, proprio una merda, che poi prima quelle cose lì sai come le mettevano? Le mettevano segrete nei menu, sì. Facevi una combinazione di tasti nei menu e trovavi questi foglietti audio sparpagliati. Invece qua è a parte. E oggi c'è il data mining, non lo puoi fare. È vero. No, però che palle sto data. Però era bello fare quella cosa lì, che magari nei segreti del gioco c'era roba in più extra. E negli indie horror molto spesso succede. Trovi dei, vedi, flashare dei numeri, scopri che se metti i numeri succede questo, se fai così succede quell'altro. Insomma. Però non durano poco, è diverso. In un gioco open world soprattutto è anche facile che tu ti perda degli extra così, quindi tendono a cagare, devi capirla questa cosa, quindi se è una roba importante te ne infilano una forza, solo che te ne infilano una forza ed è merda, non so. Maledetti, che poi basta poco in realtà, basta essere abbastanza intelligente per fare world building o narrarlo, non è che serve chissà cosa. Left 4 Dead e Left 4 Dead 2 non avevano cinematic, trama, non c'era, era tutta disegnata sui muri, era tutta nelle case, era tutta nei cadaveri, se non vedi chi se ne frega, esattamente, però c'era, è quello che dico, il world building, esatto. se non c'è va bene uguale, cioè se non lo vedi va bene uguale, allora, ma sono d'accordo, cioè, però dipende da cosa si vogliono portare alla fine del gioco, perché se è importante raccontarti una storia per farti capire il finale non puoi farlo per forza così, soprattutto per i giocatori meno attenti. Ma no, guarda, ti faccio... meno attenti, cioè dipende, perché comunque raccontare il world building visivamente non deve essere per forza roba il murales nel muro che lo puoi anche non vedere. Può essere anche il vermone che ti esce fuori su Atomic Heart e distrugge tutto, quello lì già ti fa sì, sì, dire... sì, certo, però dipende dal tipo di gioco, da cosa devono raccontare. Non puoi trovare una quadra... Dipende sempre dal tipo di gioco, certo. Sì, però cioè, secondo me basta poco. Ci sono vari esempi di giochi vecchi che facevano world building senza ampliartelo, però ti aprivano una porta gigante su un universo con una scena muta. Come in Half-Life, Half-Life ha la trama più semplice del mondo. C'è un'invasione aliena, uccidi tutti gli alieni, fine. Sì. È finita. Però all'inizio, prima dell'invasione aliena, quando tu sei nei corridoi del laboratorio, vedi il G-Man, quest'uomo che tu non sai chi sia, quest'uomo con la valigetta, che sta parlando con alcuni scienziati, no? E poi, quando ti vedono, abbassano le persianine. Le tendine. E poi però lui, dopo l'invasione aliena, lo vedi che ti osserva in giro. E basta! E basta, e quello cazzo già ti apre un milione di cose, perché tu dici ok, lui ha parlato con gli scienziati, quindi il casino del portale l'ha fatto lui quando mi ha fatto spostare la roba, ma chi è, cosa fa, e da lì poi parti. Al giorno d'oggi una cosa del genere probabilmente no, vedi il G-Man all'inizio, 5 minuti dopo trovi i foglietti che ti dicono, magari sono dei dialoghi su qualcuno, no, e ti fanno telefona. Mezzo capire. No, oppure tu entri nella stanza dove c'erano loro e trovi l'audio della conversazione, sì. Che non serve, lì non serve sapere cosa si sono detti, non serve subito, no. Non serve, sai che lui era lì e che probabilmente ha causato la roba, fine. E poi da lì lo sviluppi più avanti. No, oggi ci sarebbe il G-Man che proprio ti telefona perché ha il tuo numero e ti chiama e ti fa lo spiegone. Certo, come che poi lui è sempre... Porca troia. Esatto. Sono tutti diventati pagamin i nemici, tra l'altro. Sono tutti quelli che si fingono amici, che sembrano amichevoli, poi vero. In realtà ti inculano. Sono tutti così. Non c'è mai Odino anche in God of War. Sono tutti così. Sono sì. Tutti quegli amiconi che poi ti inculano. Il guanto di Atomic Heart. Sono tutti così.
tutti così. E io sono triste, sono perché sono tutti uguali. Infatti io adoravo il nemico di Far Cry 5, perché lui era un figlio di puttana. Cioè lui era semplicemente uno che voleva far scoppiare l'apocalisse, fine. Non voleva fare nient'altro. Però non è che lui fa l'amicone, lui ti vuole accogliere. Lui ti dice, vieni nella nostra famiglia. Il problema è proprio sono un figlio di puttana, tutta la narrazione di Far Cry 5. Che poi erano i fratelli il problema, i figli, i fratelli. Quelle... No, no, il problema è sempre quello. La storia non è lineare. E quindi tu devi sconfiggere quattro personaggi e non hai un ordine. Quindi che ne ammazzi prima uno, ammazzi prima l'altro, è uguale. E la storia perde di consistenza, perché è ovvio che se tu ammazzi prima uno, non può ripercuotersi sulle altre storie. È semplicemente no, vai quindi e le storie sono... Sì, sì, ma... E sono blande. Rispetto a Far Cry 6, che era una merda la trama di Far Cry 6, mamma mia. Il 5, secondo me, è anche meglio del quarto. È anche, in parte, anche del terzo... Perché il terzo aveva quel problema che il nemico principale muore a metà gioco e non alla fine del gioco. Scusami, però è il terzo Far Cry, perdonatemi. E non è il primo spoiler che hai fatto, tra l'altro, però non lo so, scusatemi. Vas era peggio l'altro. L'ho odiato. Vas l'ho veramente odiato perché era un bellissimo personaggio che hanno ucciso circa a metà del gioco. E lì per allungare il brodo. Sì, tantissimo, perché poi in realtà è il capitano e va bene. E comunque per me Far Cry 3 rimane il più bello, perché il 4 è diventato more of the same del 3, e poi dal 5 in poi tu devi fai la missione finché non arrivi finalmente alla trama finale, perché solo fai quello, fai quell'altro, però continuano, soprattutto Ubisoft, a fare queste diramazioni giganti che però non si possono intrecciare, perché se muore uno da una parte non può essere morto anche dall'altra. Vabbè, quindi ma la Ubisoft gente non si parla. È proprio un caso. Eh no, ma infatti però fanno i giochi più belli sotto questo punto di vista. Dimmi un altro gioco come Far Cry. No, no, sì, quello lì sì, però dico... Ubisoft è proprio ormai è un caso umano da quel punto di vista, sì. Nel senso che non ce la fa. Ma non servirebbe... È che la gente gli piace fare quella roba lì e purtroppo vendono alla gente quella roba lì. Cioè non è che sbagliano, perché vendono... No, però Far Cry ha fatto no, cagare secondo, a tutti. Secondo me invece sbagliano, nel senso che... loro pensano, cioè, secondo me Gatto, loro non vendono perché fanno il gioco per tutti, perché poi non lo apprezzano nessuno. Loro no, loro vendono perché c'hanno il nome. Ho capito, loro però tu compri un gioco, fa cagare, lo ricompri il secondo capitolo, ti fa cagare, non vai a comprare il terzo. Sì. Guarda COD. No, ma perché cosa non fa cagare nessuno? Cioè, per giocare online. Il fatto che tu dici... Infatti, quando però... c'è Warzone, la gente non lo compra più. Sì, probabile. Però tu mi stai dicendo che fanno bene loro. In realtà, facessero qualcosa ben bene, andrebbe molto meglio, secondo me. Cioè, indubbio. Sono d'accordo, però se vanno bene così e vendono, che ti devo dire? Non vanno bene, però, in realtà, quindi... Non vanno bene perché hanno fatto altri investimenti sbagliatissimi, come Skull & Bones, Prince of Persia e altre cose. Però Far Cry, Assassin's Creed... sono quelli che li tengono sulla baracca un pochino, ma... Però sono quella roba lì. A parte che neanche troppo, però... No, perché con Ubisoft neanche troppo perché non ce la fanno, però facciamo sempre lo stesso sbaglio con Ubisoft. Si parte da una nuova IP con un'idea della stramadonna che tutti comprano e poi il potenziale sprecato. The Division 1, The Watch Dogs 1, Assassin's Creed 2, però non era un bellissimo gioco, No, no, il 2. Esatto. E quello è il problema, perché poi esce il 2 perché vanno e tutti dicono ok, le cose, però non l'ha giocato nessuno. Lo prendiamo. No, The Division 2 l'hanno giocato tutti, Gatto. Molto però non è andato meglio, così tutti, non è andato tutti. Bene no, come l'1. Sta ancora andando avanti, Gatto. Sì, è ancora in vita. È come Destiny. È amatissimo dai giocatori che ci giocano, però non ha venduto abbastanza. No, non The ha venduto Division lo sfacelo. 2... Cioè, è un gioco che i fan amano, però non è il gioco che carria, non è Assassin's Creed, non è il gioco che vende. Capito? No, non è quello che intendo. Vabbè, sì. Certo, no, è però... un bellissimo gioco che però... E fine anche se Rainbow stesso. Anche Rainbow Six Siege, esatto, per dire. Che però... A proposito di Rainbow Six Siege, deve uscire la open beta di un gioco dopodomani che sembra Rainbow Six Siege, ma sotto steroidi bestiali. E come si chiama questo videogame? Cercate The Finals.
The Finals. Ha un trailer che sembra fuori di testa, sembra. E c'è la closed beta tra due giorni. Ma io sono in Giappone. Gratis. Questo è Rainbow Six, Moro? Ah, sì, è vero. Il gioco, cioè la tipologia del gioco è quella, più o meno. Dici, ah, ma si distrugge tuttissimo! Ma bellissimo! C'è un 3v3 dove c'è una, tra virgolette, difesa e attacco, dove c'è... Non è solo difesa, devi prendere anche tipo un bottino e portarlo via mentre gli altri ti seguono. Oh no, ma si vola, sì. I poteri non importa, il problema è che si glida, si vola col jetpack. Ecco, ultimamente in tutti gli FPS è tutto in verticale. Io non posso guardare a 360 gradi, devo guardare a 180 per orizzontale, basta. Bisogna mirare. Toglietemi la 6Y, toglietemi. Basta. Voglio Doom 1. I giochi sono nati senza. Comunque. Ma poi... Dagli X-Dice è fatto, da quelli di Battlefield. Oh, te lo ricordi Lawbreakers? Te lo ricordi Hyperscape, come dicono in chat? Tutti i giochi di merda morti! No, non me li ricordo. Mortacci loro, tutti boost jump, volavano, saltavano, sparavano a questi micro personaggi piccolissimi che volavano da tutte le parti, falliti! Tutti e due, strano! Tutti i jetpack falliti! Scusa, ma io ho visto tutti gli altri giochi che fanno tutte queste cose qui, com'è possibile che il mio è fallito? Anche l'altro è fallito. Va, ti giuro su Dio. Io non capisco questa cosa che guardano una roba fallire e dicono, cazzo, bella idea, facciamola uguale. Ma è fallita l'altra! Perché la rifai uguale, testa di cazzo? Io vi porto sempre Brink come esempio, che è l'inizio. Ma Brink almeno non si volava in Brink, c'era il parkour ma non si volava. Ho capito, però ha fallito subito anche quello. Ma Brink ha fallito perché era nel periodo di fortissimo di COD. Che cazzo gioco un altro gioco, tra l'altro. Però aveva una customizzazione del personaggio che ce la sogniamo, mo. Titanfall, infatti, gran multiplayer giocato è solo da gatto. Titanfall 2. Titanfall aveva un potenziale buono. È bellissimo, Perché non ho mai detto che Titanfall... Allora, io non sono un giocatore online, quindi ci gioco poco. No, ma per la campagna va... Ma anche online, cioè io preferisco mille volte Titanfall a quella stronzata lì, come si chiama? La brutta copia. Come si chiama? Apex. Fine, ho detto questo. E continuo a ripeterlo. Per me Titanfall gli caga in testa ad Apex. È comunque una merda. Vabbè. Ci sta, è il tuo gusto. Ma più che altro non è una merda, è che... Gli sviluppatori non hanno capito che la gente, soprattutto nei giochi online, si deve focalizzare su una cosa. Non gli puoi mettere 30.000, non gli puoi mettere i mech, non gli puoi mettere i salti, il rampino, le robe. Non devi, deve essere molto più contenuta la cosa. Ma sono cose diverse. Un prodotto come Titanfall, secondo me, funziona perché è molto fine a se stesso. Cioè, fai quello e ok. Se iniziano a farlo tutti, non ha funzionato per altri motivi. Perché il gioco comunque... che c'era altro. No. Tanto altro. Appunto, tu devi fare... È proprio quello il problema. Tu devi fare un gioco che debba competere. Se gli altri vanno su altro vuol dire che non ha funzionato. Titanfall lo hanno anche affossato, tant'è che gli stanno dossando i server, facendo di tutto. Sono odiatissimi perché hanno puntato tutto su Apex e hanno praticamente abbandonato Titanfall. Che era giocato. Già ai tempi non era giocato come un altro FPS. Ma per niente proprio. Ma Titanfall è bellissimo, però non giocava nessuno. C'ha lo sparatutto migliore di tutti, c'ha lo shooting migliore di tutti, Apex e Titanfall. Comunque abbiamo 10 minuti, un po' di più. Vogliamo spendere due parole su The Forest? Dai, che me l'avete fatto prendere alla fine settimana scorsa. L'abbiamo iniziato anche noi. Sarete molto più avanti di noi perché abbiamo giocato pochissimo. Vabbè, abbiamo giocato la mattina. Siamo andati molto comunque... Cioè, già siamo presi con calma comunque anche noi. Noi abbiamo fatto morire Kelvin. Annaggia. Però restartiamo. Dobbiamo restartare, sì. C'è stato un po' un casino nell'ultimo È perché Kerim il coglione l'ha ucciso, va bene? No, veramente non sono stato io. Sono stato attento perché lui era a terra, ma eravamo in un villaggio con... nemici fortissimi e c'era un pompastrocchio. Io stavo colpendo un nemico a terra
e sembrava che stessi colpendo Kelvin. In realtà, poverino, era già bello che è morto prima che arrivassi io. Era un po' triste. Siamo un po' tristi. Infatti, dovremmo. Speriamo che non abbia fatto altro save, cose. No, ma non avete fatto così. Cioè, la roba che avete fatto, quella rifatta in pochissimo tempo. Adesso. Sì, era veramente una stradina il villaggio. Era una strada. Siamo arrivati lì e siamo morti. Quindi, non è. È stato un casino. Per forza, mo ogni combattimento, gatto, o c'ha un cadavere in mano, o c'ha una torcia in mano, o si è seduto. Si è seduto su questa poltrona mentre io e Kelvin venivamo massacrati. L'ho fatto dopo che era già morto Kelvin. Non dir cazzate, dai. Non sapete, sì, che potete mettere nell'1, il 2, il 3, il 4. Sì, l'abbiamo scoperto. Sì, l'abbiamo scoperto live, però. Perché anche a noi ce l'ha detto e ha svoltato tutto quella cosa lì, perché è incredibile. No, però è molto carino. Gli NPC li devono un attimo, senza un attimo, molto migliorare. Ce ne sono troppi. No, Kelvin e la tizia con tre gambe. La tizia con tre gambe io l'ho vestita ed è scappata. È stato bello, ci ha dato roba. È carino perché lei si affeziona sempre di più a te. Noi le abbiamo messo il GPS. E anche io, sì, gli ho messo il GPS, ho messo il visore, gli ho dato la pistola io. Ma sei scemo? Ma può sparare o ce l'hai in tasca? C'ha, nella terza mano c'ha sembra il braccio di Death Stranding che fa così, ma c'ha la pistola. C'ha la pistola, va in giro così. Bellissimo! Ed è incredibile. Io non le darei mai un'arma. Dagliela subito appena puoi. Perché? Spara un botto, spara. Appunto, gli sprechi i colpi. No, ce li hai infiniti. Almeno non gli ho dato nessun ovvio. Colpo a lei, quindi no, ma serve a noi la pistola, lascia perdere. Esatto, serve a casino, noi. Sei sicuro? Io non l'ho mai. Beh, siamo morti tutti prima nell'ultima volta, quindi secondo me dovremmo usarla. Ore neanche, non ho mai usato un'arma da fuoco io ancora. Nel primo l'ho data. Grazie al cazzo, lanci proiettili così con le schicchere. No, comunque però veramente il gioco è eccezionale, è online ed è incredibile, funziona, sì. Ed è ancora più incredibile, sì. E soprattutto hanno migliorato voi l'avevate giocato il primo, mi pare di sì. Ecco. Sì, sì, hanno migliorato tutto, ti dicono dove devi andare senza dirti cosa c'è, quindi comunque c'è il senso di esplorazione. Il gioco comunque, noi dovevamo con Kelvin, salva. Dovevamo trovare una cosa, dovevamo trovare e abbiamo fatto tutte le grotte. Sì. Tutti i punti e nell'ultima abbiamo trovato la cosa che ci serviva. Che sfiga. Però vabbè, esista. In realtà un pochino ci potevamo anche arrivare che fosse in quella lì, perché era vicino a un altro punto dove serviva effettivamente quella cosa lì. C'era quella grotta, quindi sì, un pochino gioco arrivarci. Però è ben costruito comunque, sono molto soddisfatto. Abbastanza. Sì. Abbastanza. Che poi ha sicuramente delle cose da sistemare, però per carità. Vabbè, certo, però non neanche troppo, non ti permette, cioè non rimani neanche mai senza cibo, non rimani mai senza quello è un acqua. Pochino un problema secondo me. Come? Perché vorrei morire? Sì. Ah. No. Perché preferisco che sia un po' meno cattivo da questo però punto di vista. Però è troppo. Cioè noi siamo pieni di roba. Abbiamo allora, tutto, a parte che c'è il problema che quando rientri nella partita respawna tutto. Quindi tutto. Vedi. Tutto respawna. Cosa intendi per tutto? Anche tutto respawna. Quindi tutto. Io posso trovare un'altra ascia? Gli oggetti qui lì non lo so, ma forse sì, sai? Perché per il resto chi se. Ah, no, ma tu intendi tipo le. Anche le lattine. Anche i punti di interesse. Anche i punti di interesse ripoppano, tra l'altro. Ecco perché. Ecco perché. Vabbè, ma è una stronzata. Quella è una stronzata. Lo sistemeranno quello. Quindi puoi avere GPS infiniti. È un problema perché te vai appunto a trovare cose e ti ribippa di nuovo. Devi stare lì sempre a togliere noi il GPS. Noi, fortunatamente, abbiamo la casina. Noi facciamo quasi sempre la casina vicino ai punti. Siamo viola pieni di case adesso. Quindi almeno ci capiamo. Io ho costruito una casa bellissima. Perché adesso il crafting, avete visto come. Cioè, no, non l'abbiamo visto noi. Zero. Il crafting. Allora, c'è il crafting che te puoi mettere come nel primo il progetto del il rifugio. Blueprint. E poi butti dentro tutto il materiale che ti serve. Oppure puoi costruire tu. Cioè, tu per fare il pavimento devi fare quadrato per quadrato mettendo. Guarda, con i tronchi in spalla, guardando per terra ti fa la linea tratteggiata che ti piazza il tronco. Poi se punti la punta del tronco, puoi mettere un altro tronco così e fai la cornice. E poi che bello. Guardando nel mezzo ti mette
le plank di a cose. Me è piaciuto un sacco quando abbiamo fatto il fuoco. Ed è molto che tu punti così per terra col rametto in mano, lo spezza a metà e crea, esatto, il fuoco. Hanno, sì, fatto, esatto, veramente un lavoro eccezionale sotto quel, sì, punto di vista. E lì ti ha messo entrambe le cose. Cioè, te puoi farti anche il rifugetto, sì, del cazzo col progetto. No, noi usiamo solo voglia, Kelvin, che ce lo fa se gratis. Non c'hai voglia di, esatto, se non c'hai voglia di fare quelle cose lì. Però il fatto anche di mettere questo, questa costruzione, cioè io mi sono rilassato in una maniera costruendo quella casa, ci ho messo una live intera, 2 ore di live solo a portare avanti e indietro i tronchi, che bello che deve essere stato da guardare poi quella live, però è stato proprio è stato bello, in realtà è stato proprio bello. Noi sfruttiamo solo Kelvin perché Karim glielo può dire, io non glielo posso dire, e glielo fa gratis, quindi senza usare risorse, perché il gatto gli si è buggato, mi sa, Kelvin, non ho idea. E noi lo mettiamo a pescare, Kelvin, che a me non me lo fa più fare, neanche a me, poi non so se Kelvin porta... glielo può dire, l'ho fatto una volta, sì, ti trovi queste montagne di pesce, ti trovi queste montagnette di pesce, poi una sera dici Kelvin, cazzo, basta, dopo un po' a pescare, scemo. Perché poi tutto rincoglionito, mettiamo tutti ad essiccare lì, tutto così, tutto chiamato, è arrivato, sì, sì. Noi lo stiamo giocando come un'avventura coop, quasi un walking simulator con un po' di melee. Non abbiamo costruito niente se non solo rifugio per dormire e salvare. Neanche noi, Kelvin, di solito lo costruisce. E basta, andiamo avanti punto per punto, stiamo esplorando un cazzo. Cioè, beh, quando vediamo, sì, qualcosa, andiamo a vederlo, ma... grazie al GPS che va su per l'Everest con i due Sherpa. Solo che noi abbiamo Kelvin. Esattamente. Gli potessimo dare roba. Io ho stampato in 3D uno slittino. Noi non abbiamo, sì, finito perché non avevamo abbastanza cosa. Ma non serve a niente lo slittino. Secondo per me la montagna serve. Innevata. Secondo me serve. No. Per me ci costa talmente troppo che per me è essenziale. Secondo me non l'hanno ancora implementato, invece. Vedremo. Dici? Noi ne abbiamo fatto metà. Ce ne mancano ancora, mi pare, 600 ml. Ah, sì, ok, da quel punto di vista lì. Eh sì, perché te lo costruisci, rimane. Sì. No, ma perché tra l'altro questa magia della stampa in 3D che ti costruisce metà slittino, poi però te lo prendi intero, perché come cazzo lo costruisci uno slittino in 3D? Ma non ci sta nella stampa. Ma come fa a farlo? Cazzo. Però abbiamo fatto le borracce e... Sì, abbiamo fatto la borraccia. E non ci serve altro, in realtà. Ho fatto adesso, la maschera, sì, anche. La maschera, ah, la ecco, non qual la era l'altro oggetto di merda? Io la sto usando tantissimo. Ma per fare cosa? Niente, per farmi morire, questo. Cioè, lui va dai nemici, si mette la maschera e fa ciao, sono amico, e lo massacrano di botte ogni volta, e poi moriamo. Ma servirà in un qualche modo, scusa, l'abbiamo fatta. Ma servirà più avanti per il finale. Servirà pure per il finale. E non se te la metti così. Ma servirà per... O magari la donna con 3 gambe, che ne so. Dobbiamo serve fare a comunicare i test. Io se non li faccio i test, però... Ma no, l'hai fatto 3 volte, 3 volte siamo morti. Con 3 nemici diversi, però. Bravo. Sappiamo che poi... Servirà, non vedo un non cazzo, so. Mi sono visto arrivare il coso. Voi non avete la casetta? No. Ma noi... Allora, abbiamo appunto fatto un pochino il nostro accampamento, vicino a un laghetto, così. Poco più in là... Da noi c'è un accampamento degli indigeni. Sì. E l'altro giorno siamo andati in giro a fare i vari punti di interesse e robe così. Torniamo a casa, era pieno... Tornate. Beh, no, magari ogni tanto ci facciamo pure il giro di più punti, però... torniamo a casa, era pieno di indigeni che si stavano ciulando la roba. Ci hanno rubato un botto di roba. Ci hanno griffato. No, mi hanno griffati davvero. La lava sopra la casa mi hanno messo. E c'era Kelvin intanto lì che pescava. Ma vaffanculo, Kelvin. Ma non attaccano Kelvin a te? Noi l'abbiamo trovato morto 20 volte. Gli dobbiamo dire ogni volta che entriamo in una grotta, nasconditi. E lui fa così. L'altra volta c'è stato... Voi siete andati al punto di interesse in mezzo al mare? Porca puttana, no. Che paura. Ok. C'era l'elicottero che non serve a niente in mezzo alla... No. Che spoiler, non l'abbiamo visto. No, quello c'è un punto... dove atterrate. Non è in mezzo all'acqua, è nel ghiaccio. È sulla montagna, atterri. Come? Che cazzo dici? Voi dove siete atterrati voi? Guarda, ti risvegli che esci fuori dall'acqua nella spiaggia. No, che noi eravamo nella neve. Noi eravamo nella neve sulla montagna. Ma bellissimo! Ah, sì? Eh sì! Che storia! Eh no, noi siamo precipitati nell'acqua e ci siamo risvegliati nella spiaggia. Ah, ci sono 3 spawn diversi, vedi? Bellissimo!
E noi eravamo in montagna. Perché anche le altre serie che ho visto, tutti dall'acqua ero, quindi non sapevo. Siamo noi fortunati. Che... Ma pensate, noi siamo... eravamo proprio nella neve. Con la neve che tra l'altro lascia le tracce. Lascia proprio il cumulo, anche Kelvin. Vabbè. Sì, sì, sì. Kelvin, c'era troppo leader Kelvin lì. E comunque c'è stata questa scena dove siamo andati a nuoto nel punto di interesse in mezzo all'acqua. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Mentre tornavamo a nuoto, noi vedevamo tutta l'isola, questa scena bellissima. Ci avvicinavamo alla spiaggia e avevamo lasciato Kelvin da solo. E c'erano tipo quattro indigeni che lo stavano pestando a sana, una rissa. Kelvin a nuotare tutto lento. Ma porca troia, dove avete preso la pistola, esatto. Esatto. E abbiamo visto lo squalo e ci siamo anche cagati tantissimo, lì. Però non era... Lì tra l'altro siamo arrivati nel gommone lì. Sì. Vado per salire, Marco mi dà una... mi spinge con... mi body... Sì. Spinge e... sono rimasto incastrato dentro il gommone, nell'angolo del gommone dentro così. Mi hanno dovuto uccidere e sono dovuto respawnare, che tra l'altro respawni vicino. Sei mai stato ucciso da loro? No, io sono morto lì, tra l'altro ero legato sott'acqua e mi sono dovuto liberare col coltello. È uguale la morte allora, anche la morte non è troppo punitiva perché sei legato da qualche parte, ti liberi, poi recuperi lo zaino. Lo zaino e devi sì. Tra l'altro mi sono liberato, sono tornato nel gommone, ma non avevo lo zaino, che era a riva, quindi però era buissimo, quindi sono dovuto stare lì ad aspettare, non potevo prendere la torcia e niente perché non avevo il gommone, non avevo lo zaino. Abbiamo dovuto aspettare tutta la notte, o forse sono i migliori momenti quelli di pericolo nei survival. Mamma così, mia. Bellissimo. Sì, però è vero. È come quando rimani a piedi in My Summer Car in mezzo al nulla, mamma, perché ti butta fuori dal pullman. Comunque, molto bene, ci sta piacendo un sacco. È bellissimo, bellissimo. Poi lo stiamo giocando in modi completamente diversi e comunque si può... Che esatto. È il pregio più grande di cui parlavo da gatto, cioè è il fatto che tu puoi giocarlo linearissimo andando nei punti di interesse oppure a survival ti fai la casa, la base, tutto quanto. Esatto, sì. Bello, 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 ma veramente bello. Adesso cosa deve uscire appunto questa settimana? Ah, giusto, è marzo? Deve uscire Contraband Police. Ho la chiave, sì, abbiamo la chiave. Io sono in Giappone. L'ho visto un pochino da lì, non l'ho visto. Com'è? Sembra molto sembra carino, okay. Non ho visto troppo, non ho visto. Sì, è una follia di quei giochi folli, tipo Prison Simulator, quelle cose così. Esatto, però c'ha il suo che di Papers, Please, quindi mi gasa. Poi cosa deve uscire? Hotel Renovator, non ho idea. Aspetta, Quella è roba mia. Sì. Ma come? Un pacco che doveva arrivare domani arriva oggi, meglio. Ah, deve uscire Clash, Artifact of Chaos. Ce l'ho presente quello. È il nuovo Zino Clash, Karim. Sì, esatto. Veramente? Sì. Ma proprio anche perché si chiama Clash, è proprio fatto dagli stessi? Sì. No, è proprio Zino Clash. È Zino Clash 2, sì, l'avevano presentato... C'è già il 2, Zino Clash 2 c'è già. Scusami, è il 3. Sarà un reboot, penso. Cazzo, il 9 esce. Clash, come si chiama? Clash Artifact of Chaos. Ma non l'avrei mai detto che sarebbe uscito un nuovo Zino Clash. Ma l'avevamo visto in una conferenza, no? Mi sa che sì, solo che nessuno l'aveva capito. No, vero. Non lo so. Perché mi dimentico sempre se me l'ho fatto vedere da Microsoft o meno. Però non mi pare di averlo qui in lista. Ah, sai cosa esce il 9 marzo? Il nuovo Project Zero. Il nuovo Fatal Frame. Quello delle macchine fotografiche. Ma è nuovo? Sì, quello nuovo. È incredibile. Non pensavo sarebbe mai uscito. È una remastered. Non era già uscita la remastered, scusami? E questa sarà la remastered di un altro ancora. Dici? C'è scritto remaster. Io vedo su IGN remaster tra parentesi. Mask of the Lunar Eclipse. E allora niente. Pensavo fosse... Vabbè, comunque, così ci sono due Fatal Frame su Steam. Ah, il remake di quello di Wii. Ah, ecco, ok. Poi, non so. Esce un Dark Picture Anthology per PlayStation VR. VR, sì, quindi. Sì. A proposito, vabbè, vuoi che ne parliamo magari la prossima volta? Tu che hai provato il VR2. Sì, e io lo sto giocando ancora adesso, col VR2. Ok.
Esce questo mese, esce. Ah, esce il gioco di Rockstar. No, no, Crime Boss Rockai City. Sì, è vero, non vedo quello l'ora. Quello con tutte le star. Sembra una merda, ma non vedo l'ora. Sì, sembra hanno detto tutti che è tipo Payday, ma ancora più folle. Sì, sì. Dai, cazzo. Però le anteprime non sembravano male. No, infatti. Ma perché credo che lo devi prendere per quello che è il gioco e sì. È come guardarsi un un poliziesco, esatto. Sono sì, guardato sì, appunto, sì. Mi sono guardato due volte. Come si chiama? Bello. Bullet Train. Molto bello Bullet Train, a me è piaciuto un molto. Sacco. Poi un ci sono sacco. Delle cose super stupide che non... Lo so, ma bella, però, il film no, stupide in generale... a livello di logica, però per il resto a me è piaciuto sì. Moltissimo, sì. Anche a me. Si vede che il regista è quello di Deadpool, anche. Sì, ma madonna, se sì. Va bene, direi che possiamo 4 chiudere. E poi sì, non c'è tanto altro nel mese di vabbè, marzo. Ci rivediamo. Comunque, pensavo meno. Il 30 roba, esce Dredge. Vabbè, ma ne abbiamo tempo. Esce bellissimo. Cioè, ci rivediamo anche il 19. The Last of Us parte 1 per PC. Sì, sì. Sì, sì. E poi ce li vediamo la prossima volta. Ci vediamo il 19. Sarà tra due settimane. Il 12, esatto. Oppure se volete vi chiamo. O state... no, siamo il 19 se senza sbatti. E via. Bravo, bravo. Perché, va bene. Anche perché io sono a Disneyland quel giorno lì. Bello, bello. Non me ne frega una sega me di Disneyland, purtroppo. Perfetto. Della perfetto. Quindi, vabbè. Complimenti a tutti per avervi per aver ascoltato questo podcast che si chiamerà. Bene. Che si chiamerà si questo chiamerà, podcast? Come si chiamerà? Come si chiamerà? La Moca. Beh, sì. No, il nome dell'episodio. Ah. Di cosa abbiamo parlato? Di tutto. Abbiamo parlato proprio come i giochi nuovi. Cosa? Molto discorsivo, chiamala. Exposition time. Va chiamalo bene. Così. Exposition time, mi piace. I foglietti. I foglietti non è male. I foglietti. I maledetti. Bello, bello. Allora, l'open world è troppo. Vi mando da Enrico. Ci vediamo domani mattina da me con credo Wulong. Oppure, sai che non lo so se giocare Wulong perché mi è rimasta la voglia di Stardew. Quindi, vediamo domani mattina. No. I Termos che fanno giocano a The Forest. Karim, domani che fa? E forse faccio Contraband Police. Bravo. Bello. E poi ci vediamo di nuovo tutti quanti domani sera da me. E dai, non so, ti devo, non so se ci sono. Ti no, devo, forse non ci sono. Ce ti lo devo, devi dire, ce lo devi dire. Sì, sì, te lo devo eventualmente, te lo dico. Eventualmente, non lo facciamo. È giustamente perché facciamo. No, se no poi sostituisci con qualcuno, non ti preoccupare. No, è che siamo... della chat a caso. No. No, eventualmente facciamo qualcosa con i Termos. Che era tanto che non facciamo roba assieme. È vero.